Salve a tutti e benvenuti in questa live del lunedì. Me l'ha detto il mio cugino, come ogni lunedì facciamo il resoconto di tutte le polemiche, di qualsiasi caos che è accaduto in questa settimana. Ma spero di avere una settimana senza polemiche per poter parlare dei bei videogiochi in arrivo. Ma purtroppo non è questa settimana, perché questa settimana è esplosa da capo la solita polemica che io mi ricordo esiste dagli anni 90. So che negli anni 90 c'era la battaglia degli Hertz, ora c'è la battaglia degli FPS. C'è sempre quella cosa che non sono mai abbastanza gli FPS. Allora, faccio un preambolo prima di entrare nel discorso puro e crudo della live riguardo Hellblade, i 30 FPS maledetti di Hellblade. I 30 FPS, soprattutto cinematografici. Leggo spesso e sento che i 60 fps non servono da molte persone o da molti sviluppatori, non servono perché sono esagerati, perché tanto l'occhio campiona a 24 fps. Quindi figuriamoci i 120 fps, che spreco inutile sono. E se ti dicessi che la perfezione sono 1000 fps con monitor da 1000 Hz? E se ti dicessi, vabbè dai, sto esagerando. Se vi dicessi che la perfezione sono 480 fps con il corrispettivo di Hertz, credete che sto ancora scherzando con i 480 fps? In verità sono serissimo, perché l'occhio umano fa 24 campionamenti, fa 24 foto in un universo che ci circonda all'infinito, con infiniti fps, un mondo infinito, quindi vai a campionare 24 foto di questo universo infinito. Quindi, in ambito gaming, i 30 fps sono il minimo indispensabile al fine di poter giocare in modo umano. Anche perché gli occhi effettivamente può essere che non notano nulla, ma la mano e le reazioni sì. E soprattutto se si parla di giochi online, avere degli FPS molto alti ti aiuta anche nel caso di perdita di pacchetti. Ecco perché dico che la perfezione sarebbero i 480 fps, ma ci dobbiamo accontentare dei 30 fps, purtroppo. Spero di essere stato chiaro. A 240 fps posso dire che comunque è tutto accettabile. Cioè, 240 fps è la soglia massima in cui l'immagine diventa abbastanza realistica. Cioè, non abbiamo varie sporcature che magari vi mostrerò tra un po' con un video di Nvidia. Che poi non è diverso da quello che si fa col campionamento in ambito audio. Però non voglio complicare troppo sta roba. Quindi, andando al sodo, dopo che vi ho detto sta cosa, spero che abbiate capito. Vi dico che i 30 fps e i 60 fps, entrambi, sono solo un compromesso tecnologico. Sia in fatto di dispositivi che non riescono a livello di hardware a reggere oltre, anche perché c'è sulla GPU. Si elabora tante altra roba, oltre essenzialmente tutta quella roba deve essere renderizzata in ogni frame. Ok? Però il problema è il discorso, Luca. Secondo te è troppo complicato? Diciamo per come intavolato un po' sì, Non riesco a da comprendere. semplificarlo. Non riesco a semplificarlo perché il problema è che c'è sempre questo discorso. L'occhio umano campiona 24 fps, ok, 25 foto al secondo fa. Però di quelle 25 foto al secondo devono essere fatte su una cosa che deve essere sempre visibile. Mentre per quanto riguarda su un monitor, su uno schermo, i frame
devono coincidere poi semplicemente con l'occhio. Quindi, a meno che non ci facciamo una rete neurale che un V-Sync occhio è quello che vediamo a video, non avremo mai la fluidità vera. Quindi ecco perché più alti sono gli FPS e meglio è. Quindi diciamo che essenzialmente i 30 FPS sono semplicemente una scusa, un compromesso dello sviluppatore che non riesce a spingere oltre. Che poi non è necessariamente una scusa, perché si parla di 30 FPS su console. E le console fanno veramente schifo, raga. Se pensiamo che le console devono essere... cioè le console hanno sempre fatto schifo rispetto a un PC. E il problema in questo periodo storico con il ray tracing... anche i PC fanno schifo, perché le schede video in circolazione, una tecnologia così che va a impattare matematicamente in modo pazzesco su quelle GPU, non regge. Cioè non ce la farebbe mai, cioè il ray tracing è una cosa che ammazza qualsiasi hardware. Infatti, io penso, questa è una cosa impopolare, penso che il ray tracing sia una stronzata colossale, anche perché abbiamo visto spesso volentieri la gente che si esaltava per un gioco come Recorded o la mod fotorealistica di Formula 1 2023, dove è bastato sporcare la videocamera rendendola una... anche Cyberpunk, tra l'altro. Sì, bravo. Lo hanno dato... di recente, semplicemente la sporcatura da bodycam ha reso il gioco fotorealistico, quindi... che cazzo volete? Perché a livello di poligoni oggigiorno siamo arrivati, cioè nel senso ormai si può modellare a un livello di poligoni e triangoli che siamo al limite del fotorealismo. Ricordiamo la barba di Aloy, che è famosissimo, quindi se riusciamo a modellare della per barba... un sto dicendo, per un attimo sto pensando, com'è la barba di Aloy? Poi mi sono ricordato il casino scoppiato all'epoca. Grazie Goblin, bentornato e benvenuto Michael. Grazie a tutti. Ovviamente se avete da dire qualcosa sparatela ora o tacete per sé. No, scherzo, scrivete tutto quello che volete sull'argomento, perché ok, non so, qualcuno l'ha detto la barba di Aloy prima riguardo agli FPS. Comunque c'è da dire che per l'appunto il ray tracing è così inutile, e io adesso voglio vedere dove nell'argomento della giornata voglio vedere quanto ray tracing ci sarà in quel gioco? Perché se non vedo una pozzanghera che mi riflette l'universo intorno, è una merda. E lì, guarda, non ne voglio sapere di niente e di nessuno. Perché potevano scendere con più compromessi su quel giochino. Perché non esiste, cioè, first party, alto budget, non c'hanno scusa. No, zero, per niente. Cioè, se non c'è un ray tracing della Madonna in quel gioco, per me tutta la polemica che cerca di difendere Ninja Theory e quant'altro va a zero. Non ne voglio sapere di niente e di nessuno, guarda. Ma di tutti, chiunque, anche dei prossimi titoli, per quanto mi riguarda. Però il problema è questo. Cioè, nel senso... in teoria la tecnologia tipo AMD... ci avrebbe la roba per settorializzare dove fare il ray tracing o no, quindi ora vedremo. Più che altro è su PC, ma io penso che poi sia anche una comodità, perché fare 60 fps è una rottura di cazzo, diciamocelo. 60 cioè animare a 60 frame è una rottura di cazzo. Ma non è quello, il problema è il compromesso raggiunto sulle console, perché quindi... tanto è roba in engine e tanto usano sempre motion cap, cioè siamo onesti, non fanno le animazioni artigianali. Gli unici a sbattersi di una roba del genere erano From Software nel 2009 con Dark Souls e quei deficienti di Infinity Ward per Call of Duty 2019. Quei due sono due esempi di deficienti che lavorano con animazioni fatti in sì, ma il motion capture comunque devi metterci mano, non è che il motion capture vabbè, è una roba sportissima. Sì, ma stiamo parlando di Ninja Theory e Microsoft, mica stiamo parlando di, non lo so, nominatemi un'azienda indipendente che cerca di fare un giochino. Cioè, mica stiamo parlando di Ace Konami Code, che quello si sta dannando, che è uno. Dall'altro abbiamo Ninja Theory, che saranno adesso quanti? 300 persone? Con Microsoft. Vabbè che stanno sviluppando, cioè... Ninja Theory sta sviluppando anche altri titoli, non so. Ecco, cioè, quindi no, non me ne frega un cazzo che l'animare è uno sbattimento. Mi hai messo a 50-60 euro Hellblade,
me lo stai facendo sotto Microsoft, io mi aspetto. Però costa 50 euro, gioco... cioè che ti aspetti, un basso budget. Sì, costa 50 euro perché l'hanno cannonato di grafica, perché sennò io credo che quel gioco la costa anche 40 euro come il primo. Però tu devi pensare che oggi i giochi AAA sono da 80 euro, 100 euro, quindi... cioè, è a metà prezzo. Ma sti cazzi! È a metà prezzo, dai! Puoi pretendere chissà che è un gioco, purtroppo è brutto il metà prezzo che siamo arrivati a pagare da capo 50 euro, però è quello il prezzo. Sì, è quello il prezzo, ma comunque un budget della Madonna, non mi interessa, non ci sono giustificazioni. Deve essere il top. Per me i 30 fps per molti titoli basta, ne avanzano, cioè nel senso non puoi, cioè nel senso io sono di quello che, cioè alla fine io sto giocando la 970 ancora, perché io, che me ne frega di andare oltre i 30 fps. Ma tu sei un caso a parte, tu ormai sei quel videogiocatore che io critico di continuo, tutti accontenti. Non ci dobbiamo accontentare, ci possiamo accontentare quando il gioco lo paghiamo 5 euro, è sviluppato da un povero Cristo, tu lo paghi 5 euro, ma lo paghi 5 euro, io i giochi li pago quello, cioè io alla fine Cyberpunk alla fine l'ho pagato 20 euro, quindi dai, ci sta 20 euro con l'aggiornamento Phantom, come si chiama, l'ultimo aggiornamento, quindi. E non l'ho ancora avviato. Aspetta che sto stupendo Goblin. Sì, io quando scrivo sono tutto in un certo modo, ma quando parlo mi lascia andare, soprattutto è un cafonazzo romano, sì, un cafonazzo romano. È perché a me piace scrivere, perché posso controllare tutto ciò che dico, invece quando parlo non riesco a controllare il flusso delle informazioni. Vabbè, non saresti nemmeno l'unico. Braccio. Cioè, non saresti nemmeno l'unico. Però vabbè, quindi no. Io non do mezza giustificazione ad una Ninja Theory. Fosse stato uno studio creato sul momento da gente appena uscita da qualche scuola di informatica, allora sì, dico, vabbè, è il primo. Ad esempio è Stellar Blade, è il primo che fanno tridimensionale. Però è una roba che comunque la base è quella di 30 fps, poi tu non sai se... appunto col frame generator poi arriveranno a 60 sì, 120, ma che ne sai? I 30 fps erano la base nel 2007, ma che cosa, sono sempre stata la base, dai, su console la, fino all'ultima base... generazione abbiamo giocato a 30 fps, dai, appunto, direi anche basta, ma che cosa, è una console, che cazzo vuoi dalle console, 30 fps basta, ma non è che io voglio qualcosa dalle console, io voglio qualcosa da questi sviluppatori. Voglio, ma non la possono fare niente, non possono fare i miracoli, la prestazione, sì, perché, però tu ammazzi, aspetta, il gioco che vogliono fare. No, perché aspetta, il ray tracing è una super cazzola, io voglio avere la possibilità di disattivarlo e attivarlo quando cavolo mi pare e piace. Però, ad esempio, però non è così facile pure fare disattivo e attivo un ray tracing. In realtà sì, perché è una feature in più. Cioè, il Lumen di Epic, no, il Lumen di Unreal Engine è un plugin extra. Tu disattivi e attivi, fine. Che cazzo? E poi guarda, io scommetto che su PC ci sarà l'opzione per disattivare e attivare il ray tracing. Ma su PC è una cosa, ma su console devono fare... No, la stessa storia. Lo disattivano e basta. Su console, console è un mercato per altri utenti. Cioè, il problema è che il mercato console non è per gente che PC. Il mercato console, sì, la gente non riconosce nemmeno se va a 24 fps un gioco. Vabbè, ma è ora di svegliarli a quei poveri cristi che sono convinti ancora che quando comprano PlayStation 5 gli va in 8K. Cioè, ma non è colpa, sto dicendo una cazzata. Ho discusso con uno che è convinto che la PS5 gli va in 8K, eh. Quello PS magari. Sì, esatto. Lui ci è convinto. E tutta una gigafetta di giocatori è convinta che la sua consolina di 500 euro scarsi gli vada in 8K quando neanche il 4K regge. Comunque altra io cosa... spero che sta boiata ray tracing scompaia come tante altre tecnologie PC dell'epoca. Vabbè, poi il punto è che non scompare, migliora e diventa sempre più ingombrante. Sì, ma la devono eliminare anche perché lo screen space reflection, ambient occlusion, cazzi e mazzi, basta ne avanza. Cioè, nel senso, l'occhio umano, le persone gli basta e avanza. Sono io che mi accorgo, cioè Unrecorded, io da lontano che dicevo, quello non è fotorealistico, è una grafica di merda. C'è sto gioco, sì, le persone, sì, Recorded, better, cioè. Io penso che comunque la tecnologia delle schede video, ray tracing, quanto verranno utilizzati, quella potenza di calcolo verrà usato per altre robe. Anche perché ora sto vedendo anche tipo la balistica, come viene gestita da
dai nuovi giochi che stanno uscendo è fuori di testa, cioè ultra realistica. E poi lo vedremo dagli indie usarlo, poi COD farà sempre schifo al cazzo, continuerà ad avere una balistica di merda, però... Ma COD deve rimanere così, perché sì, non ormai è più COD, ormai è quello. Però chissà se un'azienda AAA se ne uscirà come il lavoro che sta facendo quello di Hill, quello di Better Than Death, di Project Desin, che cacchio ne so, ce ne sono tanti di giochi che sto guardando che c'hanno... Proprio di recente tu mi hai fatto notare un altro gioco con una balistica da paura, non mi ricordo. O l'avevo visto in qualche gruppo. No, forse qualche altro gruppo. Stanno facendo un altro FPS tattico con una balistica da paura. Ma comunque, per me, tutta quella potenza di calcolo delle schede video o delle CPU ormai, che pure le CPU non scherzano, eh. No, sola. Ma anzi, adesso che c'hanno pure la 3D cache, te saluto. Quindi figurati. Tra l'altro... Vabbè, va, lasciamo perdere la parentesi Capcom, sennò poi ti sono fuori topic. No, vabbè, i 30 fps. Ma magari prima di parlare, però, parliamo, smontiamo. Vorrei provare a smontare sto mito degli fps. Aspetta, che Goblin scrive: ma la colpa è di Nvidia che detiene il mercato degli acceleratori grafici. Per quanto si può dire di AMD, che anche nel mercato console ci sono 4 miliardi di PC in giro, censiti nel 2018, e chissà quanti hanno una GPU Nvidia dentro. Un mercato dominato da un solo brand sono guai. Esatto, ecco un altro problema. E Goblin, se ho capito che dovrebbe essere Luca, sa bene quanto Nvidia sta danneggiando il mercato a causa del DLSS. Un'altra rovina nel campo dell'ottimizzazione, perché ormai abbiamo visto che gli studi di sviluppo ormai si ottimizzano a cazzo di cane, però lo dice, ma va là, c'è il DLSS, appiccicalo e vedi come va meglio il gioco. Hai allora, visto che ha citato sta cosa, facciamo i fighi, vediamo se mi va, ok. Stiamo in modalità, Luca conferma che non è crashata la live, con la mia 970 che spacca i culi ancora. Allora, questo come quello che tu hai citato, Goblin, per appunto ce l'avevo sotto mano, hai proprio incalzato uno dei discorsi, che il problema è che anche oggigiorno c'è questo problema. Questo le schede video che sono montate sui PC delle persone attualmente nel mondo, come puoi vedere io vedo solo gran schede video verdi, c'ho giusto delle AMD a caso e delle Intel Xe. Poi per assurdo, quindi abbiamo poi, oltre, ecco perché poi sta cosa, io dico a Luca sempre, cioè, uno sviluppatore non ottimizzerà mai per le schede video che non esistono, cioè, chi se le incula quelli che hanno la 2060 Super, la 3050 Ti, la 4080, la 3080 Ti, quindi daranno sempre priorità a queste schede video, quindi queste sono le schede video, quelle che vedete qua nella prima parte. Oltre che, come dici tu, sono 30, ed è inquietante che la 3060, la 2060 liscia, la 1650, che io non ve l'auguro nemmeno al mio peggior nemico, gliela venderei io. Quanto fa schifo, sia in versione desktop e sia in versione notebook, fa proprio schifo sta scheda video. Eppure queste sono anche le CPU, quindi abbiamo anche un zavorramento a livello hardware su PC, dove... ovviamente tutti danno priorità che i giochi devono girare qua sopra. La 1050 Ti. Meno male la 1050 Ti sta calando. Però diciamo che fino alla 3060. Poi invece Intel, esistono le Xe e le UHD. Quindi Intel, le schede video Arc non sono manco... non esistono. Nessuno ce le ha, quindi... Se per questo siamo tipo in... pochissimi su statistica ad utilizzare l'RX di AMD. Eh sì, infatti, per esempio la scheda video più venduta è l'RX 580 di AMD. Poi per fortuna c'è la 6700 la più utilizzata, non la più venduta. Sì, sì, ormai... la più utilizzata, sì. La 6700 e abbiamo la 6600, sono quelle vere, le prime due più diffuse, però guarda, dopo quanta merda cerchi, Nvidia sta, dopo quanta se merda tu Nvidia. Cerchi, dovrebbe esserci 0,01% di 7800 XT, che dovrei essere forse l'unico ad avere su Steam, quindi se cerchi può darsi che ci sono solo io. La mia 970 regge ancora nella prima pagina. Mamma mia. Guarda, vabbè, l'MX, comunque... cioè io avevo l'MX 540M, mi sa, era sì, tempo fa.
vabbè. Questo è per quanto riguarda, e quindi parlando del discorso di quello che ho fatto per l'appunto, il commento che ci ha fatto Goblin, e quello è anche il problema, che Nvidia detiene il mercato, quindi fa il cattivo, fa il bello e il cattivo tempo, anche sulle tecnologie, sulle robe, ed è tosta, anche per quello, quindi poi c'è anche il problema, infatti, di queste console che hanno AMD. È un casino, cioè tanta roba che si mette in mezzo, senza entrare nei dettagli tecnici dell'hardware, c'è anche tanta roba che comunque dobbiamo pensare, quando uno deve sviluppare deve anche pensare dove deve impegnarsi. E tu pensa, quelli di Ninja Theory non ce l'hanno neanche l'inghippo di PlayStation 5, perché sviluppano solo su Xbox. Niente, per me no, più vado avanti più mi incazzo con Ninja Theory. Ma diciamo che PS5 Xbox... diciamo che stiamo là, c'è solo da fare un po' di correzioni per PS5, cioè come nella vecchia generazione era per Xbox One, dovevi correggere, sviluppavano per PS4 e andavano a fare il porting per Xbox One, ora è il viceversa, però diciamo che là nel meno. Su PC sarà il delirio, perché sicuramente stanno io spero che almeno al lancio i 30 fps funzioni il gioco. A 30 fps non è che deve funzionare con i 30 fps, deve funzionare, perché ad esempio vabbè è un caso estremo, però se prendiamo Dragon's Dogma è uno di quei videogiochi che non ti funziona bene, e quando dico bene intendo che il frame time non è stabile su nessuna configurazione esistente. Cioè tu puoi avere l'high end come puoi avere la Steam Deck, su Steam Deck vabbè lasciamo perdere, però non ti gira. Perché? Perché Capcom ha fatto un pastrocchio enorme lato CPU. Ma la Capcom e adesso ne stiamo ancora... piangendo. Ma deve ancora lavorare. Piangendo sul fatto che tu puoi spendere anche 700-900 euro di CPU, non so neanche se... ci sono CPU da 900 euro. Te le puoi comprare, ma comunque Dragon's Dogma in città avrà comunque un frame time di merda. Quindi il problema che si presenterà con Hellblade ovviamente non sarà lato CPU, perché sappiamo che gli scontri saranno uno contro uno, quindi l'intelligenza artificiale dovrebbe essere praticamente lato CPU dovrebbe pesare pochissimo, e quindi tutto il peso sarà sulla GPU. Ma starà da vedere che cavolo ci sarà su schermo, perché la cosa ironica è che fino ad oggi... non c'è un gameplay vero e proprio, ci sono solo quelle sequenze scriptate che hanno voluto mostrare. Vabbè, normale. Quindi sì, io fecero per The Last of Us. No, ma mancano un mese. Cioè, un mese al lancio non c'è un trailer gameplay fatto. Ma perché probabilmente per gameplay. No, ma probabilmente basano sull'effetto wow, comunque Microsoft attualmente tutti i giochi li ha buttati in effetto wow, che non sapevi un ma cacchio. Neanche tanto solo Starfield. Ma solo Starfield, ecco. Ci hanno fatto no, pele contro anche pelo Redfall. E ci hanno detto tutto. No no, anche Redfall c'erano un bel po' di gameplay prima del lancio, poi Pentiment gameplay, Forza Motorsport gameplay, c'erano i gameplay Forza Motorsport. Sì, lo fecero anche anche per far vedere l'accessibilità del gioco, dove fecero vedere che un non udente, no, era un non vedente, riusciva a giocare tranquillamente grazie agli aiuti tramite l'accessibilità. Quindi c'erano sequenze di gioco concrete. Su Hellblade, a distanza da un mese dal lancio, non sappiamo niente di concreto. Sappiamo solo che girerà a 30... a me basta che sia uguale al primo, a me sta bene. A me basta che sia uguale al primo. Il problema è anche quello, perché hanno detto che ci saranno i soliti enigmi che abbiamo visto nel primo, tanti di quelli. Sarà uguale con la grafica spaccamascelle, io quello mi aspetto. E ci saranno degli scontri uno contro uno, quindi vuol dire che il lato sistema di combattimento potrebbe essere un passo indietro. Quindi, cioè io più leggo, più ne penso, più non mi capace di come vada a 30 con risoluzione dinamica attiva. Non so, boh. Poi sarò negativo io, ma non so. Mentre rispondendo a quello che ha scritto infatti Goblin Inside, ma infatti io per questo motivo io sto ancora bloccato a cambiare scheda video, perché io avrei tranquillamente sostituito la 970 con la 2070. Solo che c'è stato nel 2020, quando mi ero organizzato per comprare la 2070, è schizzata alle stelle. Non è normale pagare
cioè io l'avrei pagato 200 euro una 2070. Solo ora è tornata a costare 2200 euro. Vabbè, però era la pena. Pure la pandemia all'epoca. Eh sì, no, no. Quindi... E quindi praticamente sono rimasto bloccato, perché io spendere per una 3070, una 4070, quali cifre, per avere il cambio che non c'è un vero... Cioè, 3070, una 4070 è poco quello che guadagni a livello di percezione, di miglioramento. Non è il passaggio come era all'epoca, da una 770 alla 970, dalla 970 alla 2070, perché più o meno le 1000 erano più o meno simili, però all'epoca c'era veramente lo percepivi il cambio. Invece proprio il fatto che ora Nvidia fa che cacchio vuole, si limita a fare questi refresh, cioè, le rimpicciolisce ovviamente come si fa in informatica, però non c'è questa grande evoluzione. Ecco perché io sto aspettando la serie 50 per farmi un nuovo PC. E mi sono fatto la configurazione nuova, che ho già deciso, perché ho visto che gira bene la 970 sotto, quindi configurazione DDR5 affinché giri la 970, quindi senza colli di bottiglia e niente. Che poi la configurazione mia permette, attualmente la mia configurazione permetterebbe anche la 3060 se volessi, perché c'è un amico mio che lavora su Flight Simulator e lui proprio crea le robe dentro Flight Simulator, e quindi lui usa la 3060 con ancora la CPU della serie 4000, la CPU come la mia. Intendi Intel 4000? Sì. Lui c'ha un i7 4000, io c'ho un i5 4000, però già abbiamo fatto i test. No, ce la fa la 3060, cioè perdi in prestazioni massime, però ce la fai, non hai il collo di bottiglia vero e proprio. Però è strano, non puoi andare. Comunque già il Ryzen 5 1600 ha un collo di bottiglia incredibile con la 1080. Era la 6600. Io ti confermo che l'amico mio non ha problemi, lui c'ha l'i7, non c'ha l'i5 come me, lui ci lavora tranquillamente, ha fatto quella roba. Lui stava con la 770 addirittura, ci facevamo il PC uguale all'epoca, io e lui, solo che lui, io mi comprai la 970 spendendo 400 euro e lui si prese la 770 all'epoca, quindi poi ha fatto ora lo switch con la 970 che gli hanno regalato l'azienda dove lavora, perché gli ha detto non puoi continuare a sviluppare con la 770, e poi ora si è comprata la 3060, ma ora si è rifatto il PC ultimamente, quindi, perché ora l'ultimo aggiornamento di Flight Simulator picchia. Dovrei provare Flight Simulator, non l'ho mai provato su sto PC. Effettivamente. Mentre, visto che dimmi. C'è Goblin che dice, infatti, basta dire che una 1080 Ti dà ancora soddisfazioni. Bravo, per dire sì. Che bei tempi erano ben altri. La 1000 era la 1000 è la meglio gen mai fatta. Sì, ma per certi versi anche... Diciamo, la 2000 è la 1000 con la possibilità del ray tracing, che per l'appunto, come dicevamo prima, il ray tracing non è in sé nel gioco, è proprio tutte quelle feature, per esempio l'NVIDIA Broadcast, il supporto dell'IA in alcune robe, gli acceleratori, cioè è più che altro in ambito lavorativo esterno conviene il ray tracing, più che in sé nel gaming. O sopperisce a delle mancanze in alcuni giochi ottimizzati malissimo come Control, o i giochi di Remedy in generale. E con la 2070 pure Cyberpunk ha salvato la vita a tanti, la 2070. Però vabbè, io Cyberpunk l'ho giocato con la 1080 e andava tranquillo. Sì, vabbè, io con la 970 a 30 fps, quindi io sono andato bene. Io la 970 solo ora sto soffrendo. Però adesso c'è da dire che c'è da dire che adesso Cyberpunk me lo posso giocare con ray tracing con la mia 7800. Ah, che bellino. Momenti di goduria, adesso non... posso farlo. No, io aspetto la 5000, io mi faccio, appena ho i soldi mi spendo 1000 euro per fare la base, la mia CPU 7800X3D e poi via. Così il prossimo anno anche tu potrai giocare videogiochi PC appena usciti a 40 frame per secondo con stuttering, frame time che sballonzano a destra e a manca, e bestemmierai tutto perché hai pagato un botto per giocare male. Benvenuto nel PC gaming moderno.
Ma non è il PC gaming moderno, è il PC gaming, perché io mi ricordo che No, no, il PC da quando... game moderno. Tu sei rimasto con la 970, non puoi No. parlare. Allora, la Io e 970 il stai di Bongobli ne bene. No. possiamo, ne Con la sappiamo di 970 cose. stavi felice. Cioè, allora, l'epoca in cui è esistita la 770 e la 970 non esistevano problemi. Non si sa, è un periodo storico anomalo che io non ho avuto problemi mai. Ma io prima da... Cioè, nell'epoca delle schede video a 32 megabyte, a 16 megabyte, le 64, 128, le schede video dell'epoca, anche con le Matrox, le Voodoo, cioè, all'epoca era un delirio giocare per PC, cioè, dai, all'epoca ti dovevi sparare in testa, anche perché poi non c'era Steam che ti autopacciava il gioco, dovevi trovare le patch, All'epoca dovevi sì, trovare i ma driver infatti giusti, se questo. sbagliavi di una virgola un driver a installare, non potevi giocare, dovevi avere anche i doppi driver. Mi sembra stato quel gioco che voleva quel driver di AMD. Io poi vabbè, io ho sempre avuto, come lo stronzo che sono, AMD ATI. Quindi AMD ATI era una merda, un troiaio assurdo. Oltre che le CPU si scaldavano che è una bellezza. Io veramente ho sofferto che usavo il ventilatore sulla CPU. Cioè, prendevo un ventilatore e glielo mettevo al lato. Quindi giocavo col Madonna. ventilatore acceso sopra la CPU, sopra l'AMD Athlon XP. Poi c'avevo la mia ATI, che ovviamente i driver, mai che nessuno sviluppa, tutti i videogiochi powered by Nvidia, Nvidia, Nvidia di Sì, sto me lo cazzo. ricordo. Cioè, c'era giusto Hitman che era con ATI e manco mi girava bene. Il gioco che praticamente era sviluppato con la mia ATI, che comprai, che pagai un botto. Allora io, vabbè, ho sempre avuto ATI, ho avuto Rage 128 Pro, ma non mi ricordo. Poi comprai l'ultima mia ATI, che mandai tutta a fanculo, la prima serie di Radeon, che si chiamavano Radeon. Gli diedero il nome Radeon. Era l'X1100 Fire, 1300 Fire, non mi ricordo come si chiamava. Comunque, quella lì mi davano insieme. Ti davano Tomb Raider Angel of Darkness. In teoria doveva essere ottimizzato. Quindi immaginate, è proprio tipo da Day One. Sapete che comunque all'epoca, pure oggi, fanno ancora che ti danno i giochi al Day One con la scheda video che la paghi un Sì, botto. E Starfield. praticamente a me mi davano Age of Empire, Angel of Darkness, Tomb Raider. Quindi potete immaginare, sì, era ottimizzato per la mia ATI, la mia fottuta ATI, però è un gioco che non girava per cazzi suoi, era rotto per cazzi suoi quel gioco. Quindi potete immaginare la mia cosa, la mia sofferenza di essere un PC gamer con ATI. Infatti È poi quella la passai cosa Nvidia, ironica. poi passai Nvidia e sono riuscito a sopravvivere, ma pure là. Lì c'avevo il problema degli shaders, perché c'erano i giochi che volevano lo shader V3 e quello il V4, quindi dovevo avere la scheda video col V3 e la scheda video col V4. Quindi non era come oggi, che comunque se c'hai tipo il V4 puoi usare anche il V3. Che ne so, una tecnologia un po' inferiore la puoi usare. All'epoca dovevi avere quella scheda video, mi ricordo, io impazzivo, cioè all'epoca era un suicidio. Oltre che i giochi non erano tutti ottimizzati col culo. C'erano i giochi che erano tipo i Morrowind, gli Oblivion, gli Skyrim. Poi c'erano. Aspetta, i giochi ottimizzati col culo. Fammi in mente locale che stavo dicendo. Ma cioè, era proprio un delirio. I giochi mal ottimizzati. Era una follia all'epoca giocare per PC. Infatti per questo ho detto, c'è stato il periodo in cui poi doveva essere, mi pare da Battlefield 3, quindi diciamo che era La Xbox 360, i 2011-2012. giochi Xbox 3, mi ricordo che il periodo in cui esisteva la 360 io ho smesso di avere problemi. Sì, diciamo che da quel periodo fino a 2 anni fa c'è stato una specie di periodo positivo per il PC gaming. Nel senso, giochi mal ottimizzati sono sempre usciti, quello è ovvio, però in una scala nettamente inferiore. Un attimo. Girava la cosa dell'uovo fritto. Sì, ma era vero, cioè, roba Dicevo. che schizzava le stelle la CPU, l'AMD. Infatti poi mi tolsi l'Athlon e mi misi il Core Duo 2, l'aspetta com'era, l'E7300, non mi ricordo più come si chiamava, prima dell'i3. Non mi ricordo, che avevano nomenclature senza senso. Infatti con l'i3 poi hanno cominciato ad avere un senso, con la serie i. Quindi la Comunque, risolsi così. Stavi dicendo? ecco, stavo dicendo che in quel periodo, praticamente tra Xbox 360 e fino a 2-3 anni fa, i giocatori PC hanno goduto di videogiochi che tutto sommato andavano bene. Certo, è capitato un Arkham Knight, è capitato un Nier Automata,
Red Dead Redemption, a me Arkham Knight è girato, cioè... io perché tu c'hai la 970, bravo, l'abbiamo capito, a me girava Arkham Knight. Comunque, però, per quelli che ci stanno guardando adesso... su YouTube, sappiate che io non sto in silenzio, ma sto con in cuffia con Luca, quindi se volete vedere la vera live, venite tutti su Twitch, voi sei che mi state guardando su YouTube. Niente. Ecco, mi pare giusto. Ho fatto la però ecco, nelle ultimi 2 anni, Goblin pure lui sa bene, perché ha seguito anche le mie vicende, il PC gaming sta tornando... piano piano, in un periodo in cui se tu compri un gioco non sei sicuro che quel gioco parta, funzioni o sia usufruibile. Nel senso, era uscito The Last of Us e per l'appunto veniva regalato con le schede video AMD, se non ricordo male, e girava di merda comunque. Starfield che usciva con le schede video CPU AMD e il cap era praticamente 60 fps perché è un macigno. Esce Dragon's Dogma e apriti cielo. Quindi è un continuo. Anche Outer Worlds, la sua versione Definitive Edition. Però Star c'è da Wars, dire che comunque poi risolvono, eh? Poi li sì, hanno in 4-5 mesi, se ci abbiamo fortuna. Ma infatti, però... pure quello è l'errore per me che si fa. Non bisogna mai comprare al Day One i giochi. Cioè, io pure quello sì, è ma... una cosa che non faccio no, mai. No, nel senso, il problema è sempre la comunicazione, come per l'appunto quella di Ninja Theory. Se tu mi vieni a dire... che il gioco è lanciato ufficialmente, vuol dire che il gioco è pronto per il grande pubblico. Se tu lo lanci così, allora io mi aspetto che funzioni. Se tu invece vieni a dire che è pronto, però, guarda, non ci puoi giocare, aspetta 5 mesi, tu mi stai dicendo, te l'ho venduto in accesso anticipato, ma non te l'ho detto, piglia in culo. Sì, ma ho detto, ma all'epoca era peggio, cioè nel senso era così, era molto peggio. Sì, all'epoca era peggio, ma adesso stiamo andando indietro. È quello che sto dicendo. Adesso vediamo il Blade come viene fuori su PC, perché ho i miei dubbi a sto punto. Però boh. Anche perché vedendo anche Forza Motorsport, anche quello non era uscito benissimo. Tu lo avviavi e ogni volta faceva il caricamento degli shader. L'hanno patchato dopo 2 mesi, 3 circa. E... ma quella è una cosa che sì, ma quella è una cosa che il pubblico ha accettato, perché se il pubblico smettesse... non l'ha accettato perché i giocatori, ma esiste da una vita, ma esiste una vita, dai, la gente mi parla bene di Skyrim, dai, di Witcher 3 mi parlano bene, di Witcher 3 Skyrim, dai, nessuno più si ricorda, nessuno più se lo ricorda come erano al lancio quei titoli, perché la gente se lo ricordano, ma tutti, no no, se tu parli con i fan di sì, però Cyberpunk ha venduto, Cyberpunk ha venduto, Starfield ha venduto, che cioè, tutti ci avevano creduto. Fallout 4 ha venduto, dai, nessuno boicotta, più, cioè il problema è che dovreste, il pubblico dovrebbe, se si ricorda che fanno un lancio di merda, tu boicotti il gioco successivo, glielo fai capire, come è stato con Ubisoft che ha avuto una battuta di arresto paurosa perché la gente ha cominciato a ragionare con la propria testa che deve smettere di lanciarli così a merda dopo Unity. Però quante volte ci sono voluti tanto tempo. Per questo invito tutti a boicottare direttamente il Blade 2, non compratelo, aspettate. Vabbè, no. Ninja Theory non ha fatto ancora niente di male, ma... come no? Un'azienda si viene a dire FPS, cioè 30 FPS per un'esperienza cinematografica, ma... per me meritano tranquillamente di... ok. Ma quello lo fanno tutti, quello è ormai un altro standard. No, che... no, sono anni che non sentivo più il ritorno di FPS cinematografico. The Last of Us parte 2, dai, non rompere il cazzo. No, non l'avevano detto. Sì, che l'avevano detto, dai. Ma se sono stati i media a dirlo, ma io ricordo che... cioè, non ricordo Naughty Dog che si uscì dicendo FPS Io mi ricordo di sì, che io... proprio di recente Naughty Dog, oltre il famoso The Order, ma quello è già di tanto tempo fa. The Rise, quello da tempo fa. Che Rise mi sa che ora picchia a 120 fps. Mi sa di sì. Quale? Non ho capito. Rise mi sa che ora tipo... ah, sono PC... From, dici? Sì, ora c'è la modalità 120 fps per il competitivo, che mi sa che è vuoto, poveretto. Bellissimo gioco. Io amo il competitivo, amavo il competitivo di Rise, come Spartacus Legends, sono giochi che nessuno mai più mi riderà. Un competitivo. Vabbè, Skyrim sì, effettivamente Michael è ancora rotto come gioco, però all'epoca era praticamente tutto quello che hai letto per Starfield potenziato, andate a leggere gli articoli dell'epoca, è potenziato, cioè mondo vuoto, quest noiose, c'è poco da fare, no, quest noiose no, non è vero.
mi ricordo che c'era quella, poi c'era tutta la roba, gioco che non gira, scassato. E poi è vero. I giochi, beh, gli Elder Scroll, io non mi ricordo un Elder Scroll che lo installavi e girava, io che mi ricordo. Oblivion non che girava. Comunque è riconosciuto Morrowind, da tutti. Sì, ma dico, comunque è riconosciuto da tutti all'unanimità. Perché quando devo parlare a voce mi incarto? Vabbè, dai che ce la fai, dai tutti che ce la sono fai. Consapevoli... No, la giro il problema. Tutti sono consapevoli che Skyrim è un gioco rotto, tant'è che ormai è diventato un meme. Sono, i bug non sono una cosa problematica, ma fanno parte dell'esperienza. E tutti hanno chiaro, deriso per anni Bethesda per quella roba lì. Il problema è che poi tutti sono andati a comprarsi Starfield del cazzo, che è uguale. Quello è un altro discorso. Però Skyrim, Starfield è il miglior gioco di Bethesda mai uscito al lancio. Sì, ironicamente. Fallout 4 non era messo pure così. Non mi ricordo le cose. No, ironicamente è vero, c'ha meno bug. Starfield è quello meno buggato di Bethesda. Però è uguale, cioè... Terribile. Draghi, sparo fuoco da ma prima o poi appena mi rifaccio, raga, appena mi rifaccio il Game Pass su Twitch vi porto la live di Skyrim, ce lo giochiamo insieme e vi mostro come ho fatto con Halo. Ricordo a tutti quelli su YouTube che sono anche in live su Twitch, se volete vedere la vera live venite su Twitch. Questo è il backstage su YouTube, ragazzi. Mentre dovresti qui... mettere tipo un'insegna al centro. Ma troverò la soluzione. Sì, sì. Che lampeggia. Troverò la soluzione come fare quei comandi. Ma mi trazzerò pure con la grafica figa. Che poi Goblin mi ha ricordato che Bethesda è talmente bastarda che aveva ripreso il codice sorgente di Skyrim dei draghi per incorporarlo in Fallout 76. Lì... ci fu una genialata incredibile. Vabbè, ma già i mezzi di trasporto, non mi ricordo cos'era, che se tu vai a mondare il gioco che mi sa che ce lo disse anche Simone di Rims o di Gigi Guerriero, c'era quella storia dei treni che utilizzano gli esseri umani, che poi praticamente ogni oggetto nel mondo di Elder Scroll è un'entità, cioè in teoria anche le ceste, gli oggetti per comodità sono strutturati, che poi ha senso per l'epoca, sono strutturati come esseri viventi, quindi sono tutti NPC essenzialmente. Quindi in teoria potrebbero qualsiasi cosa potrebbe aver vita, una vita e tutto il resto. Infatti tipo i treni erano degli esseri umani che camminano in, cioè i mezzi di trasporto, dove era che stavano in Fallout, mi sa che erano proprio delle persone fisiche tramutate nel mettevano le persone accelerate, vabbè. Beh, tecnicamente sta cosa avrebbe senso pensando a Starfield e ai problemi di CPU e RAM che c'ha, perché sono gli stessi che aveva Skyrim ma moltiplicati per 100, quindi capace che abbiano dato la stessa cosa alle navi e ai vari NPC. Sbagliato, ok, allora. Mentre, tornando al discorso dei 30 fps, voglio mostrare un video di Nvidia dell'epoca di 4 anni fa ormai, che vi spiega la differenza degli FPS. Io vorrei che la gente la finisse e capisse che i 30 FPS sono solo un fottuto compromesso. Diciamo da parte degli sviluppatori che non sono capaci di ottimizzare. No, non è che non sono capaci di ottimizzare, è che non hanno l'hardware abbastanza prestante. Comunque devi far girare, comunque devi premettere che l'obiettivo loro è sempre la macchina più floscia, quindi deve girare almeno sulla console minima. Ecco perché anche il cross gen sono sempre castrati, perché l'obiettivo è che deve girare sull'old gen prima di tutto e poi si va a pompare sulla next. Quindi essenzialmente anche quello è il discorso, devi uno sviluppatore, il problema, se deve girare su console bene, il gioco su PC rassegnatevi sarà sempre castrato dalle console. Soprattutto ora in futuro che arriveranno tutte le consoline portatili, i tablet, gli smartphone, quindi c'è pure quello. Io non vedrò che lo standard diventi la Steam Deck o la ROG Ally, così almeno ci togliamo dalle balle ste cavolo di Xbox e PlayStation. Fanculo. Ma più che altro io spero uno Snapdragon X dei nuovi Surface. Anche? Che si spensa, hanno detto che è compatibile con i vari videogiochi, consente sì di giocare Baldur's Gate. Ecco la scorsa live, che non mi ricordavo di cosa parlai proprio di questo, ecco.
se volete recuperarla, la scorsa live parlavo proprio di questo fatto che io prevedo che praticamente tutti i rumor che stanno uscendo probabilmente metteranno sulle console Xbox Windows 12 e faranno tutto un macello, quindi saranno tutti sotto Windows 12, anche sti Surface, quindi... Ah beh, ma quello sì, quello è normale. È quindi roba ecco, ecco perché la storia di Steam su Xbox che si diceva. Cioè, semmai lì faranno, io immagino, se veramente arriva tipo su Steam su Xbox, immagino che Sony troverà un escamotage per non far avviare i giochi. Io ci scommetto. Ci sarà un escamotage tecnico oppure una roba che non sarà meccanica, ma sarà semplicemente burocratica. Io PlayStation lì. Su Xbox. Sarebbe ironico se AMD sviluppasse anche, sarebbe ironico se sviluppassero una nuova generazione di Snapdragon Z o magari lo chiamano X dedicato alle console e stringendo partnership con Microsoft le prossime Xbox monteranno questo, e sarebbe ironico perché poi questo stesso processore sarebbe quello che poi montano le handheld, i tablet, sì, sì, diciamo. Ma l'idea quindi è quello, Microsoft vorrebbe arrivare ovunque, perché io probabilmente, quando Phil Spencer pure parlava di console portatili, per me lui parla proprio di quello, che mettere Windows 12 già sull'handheld, cioè un 12 sì, già sì, sì, in ottica che ti trasforma in Xbox, questa handheld con lo store Xbox, con la roba sul loro launcher. E quindi sì, sì, ma tanto quello, sicuro che il team Surface sta facendo una nuova, un nuovo dispositivo Xbox. Sì, sì, ma Snapdragon X e Lite, quello top di gamma, i teraflops sono più potenti di Xbox Series S ed va già meglio di M3 della Apple, quindi, quindi stiamo sì, là. Sì, però non credo che useranno uno Snap, perché hanno bei rapporti con AMD, secondo me rimarranno con AMD. Sì, sì, no, quello sì. Però, buono, non so, MD, se, perché il problema è che bisogna vedere se gli converrà mantenere MD. Sicuramente Xbox ce la teniamo per 10 anni, cioè, come è stato se 360. Cioè, tanto con bot di DLSS, vabbè, l'FSR, cazzo in culo. Allora, se riescono ad integrare il... per me se la tirano upscaler... avanti. Con gli upscaler se riesco a integrare il loro upscaler, quello di Microsoft che stanno per lanciare su PC, secondo me si tirerà un po' più avanti Series X. Qualcosa potrebbero combinare. Sì, sì, però, no, sicuro. Però là serve anche che gli sviluppatori comincino a sviluppare nativamente, perché poi è quello il dito. Cioè, devono sviluppare per Series X, non fare come fanno ora per PC e poi fare i porting o... Come diceva, aspetta, Grossman, non mi ricordo chi era, mi sa che Grossman ci avevo fatto la news, che purtroppo gli sviluppatori hanno creato un loro standard con i loro Unity, i loro tool, e sinceramente non vanno a usare le API della console, quindi il problema è che molte robe che potrebbero migliorare, ecco perché, quindi il Blade effettivamente tu ci sta che voi sei critico, però è anche vero che io spero che i 30 fps sia liscio che giri su Xbox, cioè su Xbox quei 30 fps sono della madonna, ti danno un'esperienza dalla madonna, perché diciamo è il primo tassello per l'Xbox, dopo Forza Motorsport, che su console va da Dio, a parte a livello di gameplay, però a livello di prestazioni va da Dio, io non ho mai avuto problemi. È pur sempre, ma cioè, per quanto sia bello, dal punto di vista giocabilità piaciuto, ma è pur sempre un gioco di macchine, quindi cioè non è che sia così particolarmente complesso. Ma infatti ora quindi c'è cioè il Blade, mo arriveranno i giochi che in teoria sono nati in ottica next gen, quindi quelli bisogna guardare, anche perché i titoli Bethesda non vanno considerati, che sono titoli pregressi, la roba precedente era tutta ancora di mezzi accordi Xbox One, quindi ora comincia in teoria il Blade 2, dovrebbe essere il primo titolo insieme le nuove produzioni Obsidian, quelle in arrivo, tra cui come era Grounded, però quelle nuove proprio di Obsidian saranno quelle che escono solo next gen, sono quelle nate sotto Microsoft, quindi queste sono la qualità di Microsoft, qua la vedremo come ha sì, lavorato. Sì, tecnicamente il Blade è il primo, però vedremo, cioè vabbè, vedremo. Ok, passiamo, giusto, facciamo una chiacchierata anche sugli FPS, quindi per l'appunto, vediamo. Ci siamo.
Ce la fai? Sì. Aspetta, fammi togliere l'audio di background. Ah no, qua non c'è, per fortuna. Ah, però non state sentendo l'audio di gioco. Ok. Qua state vedendo gli FPS. Double Fine? Non so cosa sta facendo Double Fine, onestamente. Poi vabbè, con la definizione io bassa, la qualità 360p, farò vedere sta cosa. Mettiamo a 720, ok. Comunque, riuscite a vedere l'assenza, il ghosting? Vedi? 240 fps, c'è il ghosting ancora. C'è ancora ghosting. Anche qua. Come potete vedere, l'interlacciato a 240 continua a far danni. Ecco perché 240 fanno ancora schifo come FPS in teoria, se vogliamo essere pignoli. Sì, vabbè, ma qui stanno facendo vedere senza le accortezze tecniche come G-Sync e compagnia Eh bella. sì. No, ma per far capire essenzialmente al pubblico che anche la battaglia dei 60 fps è una battaglia per... cioè non è che il 60 fps... lo rivediamo un attimo. Che cazzo sei tu? Vai via! Non me ne frega un cacchio. Vaffanculo. Le armi di Counter Strike. Però essenzialmente è questo. Cioè, quindi di che stiamo a parlare? Cioè, alla fine. La mia provocazione è questa, essenzialmente, che i 30 fps, ma pure i 60 fps non servono un cacchio. Cioè, proprio vogliamo essere pignoli, la fluidità dell'occhio. Infatti io tipo ori... dopo che l'ho giocato a 120 fps, non riesco più a scendere sotto il gioco. Anche, cioè, veramente lì mi sento che giocare a rallentatore a 60 l'occhio si abitua agli FPS alti, quello sì. Però io penso che su console ci dovrò rassegnare, punto e basta. Cioè, non è inutile che volete... Il pubblico si lamenta di qua di là. Se volete i 120 fps, giocatevi a Pentiment, giocatevi a Rise of Ronin. Giochi con una grafica proprio tremenda, vecchia scuola. E quando io penso gli sviluppatori parlano di game design a 30 fps, loro parlano che essenzialmente il videogioco funziona comunque a 30 fps. Al contrario, se pensiamo per l'appunto un COD, un Tekken, a 30 fps col cazzo che li giochi. Oh mio Dio, li giocavo io quando ero ragazzino. Mi dovevo accontentare. Però oggigiorno con i giochi è proprio impossibile giocarli sotto i 60 fps. Sì, però per come la stanno mettendo quelle di Ninja, a me sta tanto di paraculate e basta. Non ne escono per quanto mi riguarda. Diciamo nella live di gioco con lo scemo, il ragazzo di Firesprite, che non ci ha rivelato il titolo che stanno sviluppando, ci ha solo fatto capire che è una specie di interactive drama, perché sotto embargo non può dire cosa sta sviluppando. Però lui ha detto lo stesso: se volete sulle console, io qua su questo gioco ho sviluppato questo titolo che sarà fotorealistico, sarà dei giochi mai visti, che manco il Blade. In teoria dovrebbe essere anche, lui dice, meglio del Blade, quindi mo vedremo. Firesprite è più bravo di Ninja Theory. Diciamo che non è che è volato basso. Però in teoria lui dice, capito, vedrete, ah, mannaggia, ho messo 60 fps la live, ma me ne sono accorto, devo mettere a 30. Vabbè, ha detto che col cacchio che PS5 regge i 4K non esistono sulle console. Cioè sulle console lui per esempio ha detto scordatevi 4K, i 4K non l'avrete mai, 4K native. Ma quello è ovvio, cioè io lo sto dicendo da 4 Che è anni, un'altra stronzata insieme al ray PS5. tracing, il 4K. Però
poi entriamo nel discorso della stronzata pure dei 4K. Essenzialmente, guarda, su quello io ci godo tantissimo, perché il giocatore console ancora non l'ha capito che il 4 è un'altra polemica che era nata sempre dentro al gruppo degli 8K. Quando si parla di console e risoluzione, lì c'è da gongolare tantissimo, perché ti vengono a dire ma noi ci abbiamo i 4K, voi su PC 4K di che, raga. Quando giocate in 4K sulla vostra consolina del cazzo, nel 99% dei casi ci sta risoluzione dinamica o FSR o tutte e due, che è pure peggio. Il 4K nativo, sì, su console c'è, ma ce l'avranno pochissimi giochi su una scala da 1 a 10. I giochi Xbox 360, tipo su Xbox, quelli 360 e Xbox One. Sì, vabbè, quelli sì. Con le FPS boost, oppure, eccetera, con le magagne. Sì, oppure quei videogiochi che visivamente non richiedono sti grandi sforzi tra CPU e GPU. Però il 4K su console nativo, no. Il 4K console, il 4K PC sono due cose proprio differenti. 4K PC nativo è una cosa esplosiva. Cioè, non c'è proprio paragone. Io mi immagino quelli che quando hanno giocato Final Fantasy 16, ma manco su PC ce la fanno certe schede video, dai. Sì, sì. No, 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 4K sì, a voglia, se non tieni attivo il ray tracing, ovvio. Io ad esempio la 7008 il 2K lo regge che è una gioia. Vabbè, il 2K, però vabbè, sì. Il 2K. Ma quello è, il 4K te lo regge. Ma il punto è un altro. Se ho perso il filo. Oddio. 4K su PC console. Sì, vabbè, sì. Perché comunque, eccolo, mi sono ritrovato. Se tu giochi un Final Fantasy 16, titolo che io adoro, per quel poco che ho giocato, non possono venirmi a dire che 4K console è meglio o una cosa fighissima rispetto a quello che può fare un PC. Perché io ho giocato al Final Fantasy 16 ed è terribile il momento in cui entra in azione la risoluzione dinamica. Cominci a vedere tutto come se fosse fuori fuoco, diciamo, no? Poco nitido. Vedi tutto sfumato, i bordi dei personaggi sono sfumati, è brutto. Purtroppo non mi vengono meglio le parole per definirlo. Ma fa veramente cagare come cosa. E lo dico io che Final Fantasy a me piace. Però, cioè, non si può fa'. Mamma mia. Infatti per questo voglio vedere la risoluzione dinamica di Hellblade, altra cosa che mi incuriosisce. Ma infatti su console non avremo, cioè il 4K disse che ce lo scordiamo, e addirittura disse il 30 fps e basta, cioè che cazzo volete di più? Cioè essenzialmente fece capire che non so se nel video che è uscito di Cyrus poco ora ha messo questo spezzone dove facevo io la domanda a Funaro di Spire Sprite. Che praticamente lui candidamente lo disse, cioè nel senso su console scordate, ecco perché io non mi starei a lamentare dei 30 fps su console, perché è inutile, cioè per come stanno spingendo i giochi, però per l'appunto, facendo felice Goblin, cioè 4K e ray tracing sono due stronzate colossali, anche il 4K, cioè a me ha senso, ok? Infatti ho preso Series X proprio per la storia del 4K, perché se proprio è, io c'ho una TV 65 pollici a casa, e il 4K serve. Però è anche vero che quella TV 4K devo avere la roba che gira 4K là sopra, perché io vedo, allora io c'ho in Puglia, io vivo a Ravenna, ma a casa mia, cioè io ho sempre vissuto in Puglia, sono trasferito qui da pochi anni, allora io in Puglia ho la mia 1080p, la mia bella LG 1080p comprata con che tanto l'LCD. Questo qua è lo spessore della TV LCD. Quindi è una delle prime TV LCD, di quelle con lo spessore mega galattico. 1080p. Io lì i video di YouTube a 1080p. Wow, pazzesca la pulizia. Sì. 4K è una monnezza, nonostante tipo le TV Sony hanno l'upscaler. Io c'ho una TV Sony che c'ha quell'upscaler che praticamente non te lo fa notare, però da 1080p a 4K fa schifo. 2K già va meglio. Però io infatti mi pento, infatti poi ho visto a casa di un amico, lo stesso, lui c'ha un 55 pollici, 1080p, si vedono meglio le cose. Perché? Ma infatti i televisori 4K sono sopravvalutati per quanto riguarda i videogiochi.
No, ma in generale 4K ti servirà per una TV da 70 pollici e devi averla a distanza, cioè se stai pure sotto, ma che cazzo ti sì, serve ma 4K? Poi devi anche spendere per godertelo, quindi lettore Blu-ray 4K, però servizi ti dico, Netflix sì, 4K. Però ti dico, infatti, quando ho messo le cose 4K, sì, la notavo la bellezza, si nota la bellezza, però per l'appunto deve essere 4K, 4K, cioè nel esatto. Senso. Quindi il 1080p basterebbe 2K. Il 2K è la cosa perfetta. La tecnologia 2K. Ah, se ti interessa, io sto vorrei vendere il mio monitor 2K. Vabbè, io sto con la 970, che cazzo faccio? Vabbè, se ti compri la 5000 ti torna utile. Se vuoi, fammi un fischio. La 5000. Questa è un'altra cosa che io ci avevo fatto la news. Vediamo se la trovo la news. Com'era? Parli con uno che ha un plasma Samsung 1080p e lo uso per tutto, pure per i Blu-ray, quindi sono dello stesso partito, infatti. Ma se dobbiamo ragionare seriamente a livello di tecnologie è così inutile, quello è tutto questione di marketing, basta, è semplicemente perché ti devono vendere delle tecnologie che loro ce l'hanno sul groppone, punto e basta. Cioè se pensiamo che PS4 Pro fu fatta proprio per il 4K, cioè il marketing, se vi ricordate, era per per i pannelli 4K Sony, che si sarebbe visto nativo i videogiochi su PS4 Pro. Non ce la fanno queste nuove console, ce la doveva fare PS4 Pro a reggere, come no. La news che vi ho fatto è sempre parla del sondaggio di AMD di Steam, e addirittura lì per l'appunto tutti giocano in 1080p ancora su PC. Le 4K non esistono, le risoluzioni, anche perché veramente chi si prende i monitor 4K siete degli stronzi, cioè, lo dico sinceramente. Ma tanto la maggior parte di quelli che prendono il 4K sono molto pochi, perché allora, se consigli Steam 4K serve, devi avere il monitor da 32 pollici curvo, sì, minimo sì, curvo. Oh. Allora ti posso capire, 4K l'ho visto, sono fighi, però chi ma cazzo è che si compra un monitor del genere, cioè dai, diciamoci. Tecnicamente io ho lista un 34 pollici ma 2K, ma più che altro per il sito, per scrivere, perché ho tolto il secondo monitor per questioni di spazio. Però per il 4K io amplierei anche la questione del 34 pollici, cioè anche il formato 16 noni deve essere bello grosso il monitor, perché ad esempio su un 27 pollici il 4K non ci fai un cavolo, quindi devi avere un bel po' di spazio sulla scrivania se sei un giocatore PC. E in più devi avere anche un bel PC prestante, eh? Una bella ammazzata il 4K. Onestamente non ci punterei mai io, rimarrei sul 2K. Ma sì. Infatti il futuro è quello, cioè nel senso... Punto, sì, perché basta. 2K alla fine è forse la parte più bilanciata. Di quello non possiamo. Il problema di questo periodo storico è che stiamo in questa situazione che ormai la tecnologia è arrivata al massimo e le multinazionali non sanno più che cazzo venderci. Perché per l'appunto sì, una TV 1080p, la 1970 mi dura cioè in teoria io gioco parecchi indie robe, ma parlando seriamente, cioè io dovrei cambiare la scheda video per cosa? Per Hellblade, per Dragon's Dogma 2, per due cazzate di giochi, non lo cambio, cioè veramente non c'è quella cosa come c'era all'epoca, la rincorsa del miglioramento. Ora no, è tutto stabilizzato, cioè, a livello informatico. È che la tecnologia hardware corre, ma corre in una maniera allucinante, tant'è che adesso ci sono monitor di quelli trasparenti, fighissimi, se vedi gli smartphone stanno uscendo sempre più pieghevoli, quindi dal punto di vista hardware stanno correndo. Cioè, ho fatto due esempi un po' estremi, però basta che pensiamo all'8K, che in Giappone già ci stanno le vari televisori 8K, per appunto i monitor 4K OLED a 160Hz, 240Hz, quindi dal punto di vista hardware corrono. Quelli che non riescono a stare dietro a questa corsa sono gli studi di sviluppo, ma non è che ne faccio una colpa a loro, cioè loro iniziano a sviluppare un videogioco, che ne so, facciamo ipoteticamente oggi, quindi 8 aprile 2024, metti caso che un progetto grosso lo finiscono quando? L'8 aprile del 2029, quindi il mercato è totalmente stravolto, cioè tra oggi a 5 anni, quale sarà lo standard nuovo?
magari saranno tutti OLED, quindi il loro gioco avrà un concetto di gioco ideato per gli IPS o gli LCD classici. Quindi, sì, sì, per dirti, non so se rende l'idea. Vabbè, un po' come ora che giochiamo i giochi degli anni 90-80 che non hanno senso sulle TV LCD, perché quelli sono fatti per stare sui tubo catodici, tra un po'. Ah, anche, sì, sì, sì. Perché se gli sprite... Perché porta gli Otobi, ad esempio. Ma gli sprite, essenzialmente, noi giochiamo a dei giochi in retrocompatibilità che fanno cacare. Perché in verità l'idea, sì, è il, cioè, lo sprite, quando lo disegnavano, lo disegnavano in ottica delle righe del monitor, perché c'era tipo una, sì, griglia, sì, il monitor. Quindi, sì, in teoria gli sprite assumono una bellezza solo attraverso la griglia dei monitor a tubo catodico, anche tipo il fatto che erano tondeggianti. Quindi viene proprio, cioè, noi giochiamo i giochi emulati con un concetto distorto di come doveva apparire il gioco, tra virgolette. Quindi essenzialmente il discorso che hai fatto tu ha senso. In futuro bisogna vedere la tecnologia. Sì, secondo me c'è la tecnologia che corre troppo e non riescono a stargli dietro. Alla fine il problema è questo: loro cercano di starci dietro implementando funzioni che l'hardware odierno non riesce a gestire, per l'appunto il ray tracing. È inutile che tu ci punti tanto se poi sei già consapevole che non riesce a gestirlo la console. Per questo io dicevo prima, dammi la possibilità di disattivarlo o attivarlo, così da avere un piccolo boost prestazionale, perché ora sì, ok, il meme dei 30, ma anche avere un po' di più, no? Va benissimo, ma dammi la possibilità di scegliere, la possibilità di scelta. Voglio poter scegliere come usufruire di questo prodotto. Soprattutto perché oggigiorno ci sono un fottio di videogiochi che ti danno questa opzione. Quindi alla fine è tutto là. Cioè, se tu non riesci a starci dietro oppure vuoi raggiungere un compromesso solo per darmi la bellezza visiva, ok, dammi. Ma il Blade 2 devi pensare, tipo quando tu parli di il Blade 2, ma devi pensare che quello è il gioco Ludo Panettone fatto per vendere la console. Quelli li metteranno nei monitor al GameStop, ai negozi, ti fanno vedere o te li faranno provare e tu vedrai questa grafica della Madonna. L'idea è quella. Sì, 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 come Death Stranding, per carità, però... Boh. L'idea è quella, per vendere, cioè non devi pensare al gioco in sé per sé. Infatti, questo io ci farò poi un video e un editoriale riguardo a questo fatto che... cioè il fatto che noi pretendiamo delle cose dai giochi AAA, per me non ha senso, perché i AAA sono fatti solo per marketing. Sì, per sono carità, degli specchietti però, per le allodole, per vendere soprattutto quelli esclusivi, dai. Sono no, proprio ma più che altro, per vendere la console. Più che altro io da loro pretendo una maggiore attenzione, perché sono giochi ideati appositamente per quella console. Cioè, fammi vedere cosa sa fare in più rispetto a tutti gli altri. Perché ad oggi un Hellblade, se devo essere onesto, io vedo cose in meno. Cioè, se io vedo giochi su PlayStation, molti mi danno l'opportunità di scegliere le prestazioni, di scegliere come giocarlo, se darmi la grafica, se darmi le prestazioni. Magari alcuni hanno feature esclusive del DualSense, ma vabbè. Se io lo prendo su Xbox, Hellblade, prendiamo quello perché sta uscendo adesso, ovviamente. Però, se devo vedere Hellblade di esclusivo, che cos'ha? Cosa va a sfruttare della console che non fanno altri giochi su altre piattaforme? Niente, tecnicamente, perché il pad dell'Xbox è quello, quindi vabbè. Il VRR mi pare che ce l'ha pure PlayStation 5. Dal punto di vista delle feature che posso scegliere da giocatore, non mi dà un cavolo, perché non ci sono. Ma quelle l'hanno dichiarato? Non lo so io, questo l'hanno dichiarato. No, no, l'hanno dichiarato, è ufficiale. Cioè, nel senso ce l'ha la modalità prestazioni Hellblade, no, non, che non avrà c'ha la altre scelte. Vabbè, che non c'ha la modalità prestazioni, però vabbè, che è pure il primo, non è che fosse un granché. Io che sì, mi ricordo il primo... io ho giocato al lancio il primo, non c'avevo un cacchio di ma il primo in realtà aveva dal suo punto di vista il fattore wow del è un videogioco Ninja Theory autopubblicato da loro, sviluppato mi pare che era da 40 persone, sì, a 25 lanciato euro. Lanciato sì tra i 25 e i 40 euro, no, 25. E quello era un colpo allucinante, perché dicevi minchia, guarda come hanno usato la Real Engine questi, ed era figo perché ti dava quell'impatto
Che ora QDSS sono passati... hanno avuto la divide, vabbè, ma i QDSS... Allora, lasciamoli perdere. Ora però sono passati quanto? 8 anni? Non mi accontento più del fattore wow, quello già me l'hai dato prima. Adesso voglio qualcosa di più. Ma è tu che vuoi qualcosa di più, ma quelli ti daranno solo la fattore wow. No. Perché se tu mi finisci sotto Microsoft, io penso che tu hai un budget della Madonna. Quindi io mi aspetto un'aspettativa della Madonna. Cosa che da quello che ho letto non c'è. Cioè il sistema combattimento sarà quello, gli enigmi saranno sarà quelli. Solo la grafica spaccamascella. Sarà lo stesso gioco con la grafica spaccamascella. In teoria manca... il gioco successivo è quello che in teoria stanno lavorando, io non ho capito a cosa. Boh. Però, cioè, se anche quello, qui Senua, sui vampiri. Se anche qui scopriamo che Senua fa due passi nell'ottica di Barbara, quella del ponte, se scopriamo che anche quello... Ma è così, no, ma è così. Due. In teoria allora devono difendere l'Islanda dall'invasione vichinga, la storia è quella, che c'è la guerra che arriva l'invasione vichinga. Non lo so, ma io mi aspetto una cosa come il primo capitolo, cioè non mi aspetto niente di più né più né meno, cioè nel senso mi aspetto più che altro la grafica wow, che mi metterò qua e vedrò, finalmente sto giocando un gioco con una grafica fotorealistica e basta, cioè quello sarà io, quello futuro che dovrebbe essere sui vampiri, io credo che sia sui vampiri, poi non so. No, non era sempre sul manicomio? Sì, però tipo non sono dei leak, le hanno mostrate loro, hanno fatto delle sessioni vestiti da vampiri, cioè tipo vittoriani, cioè più che altro in epoca vittoriana più che vampiri, sì. È in epoca vittoriana il prossimo gioco, però non è, loro non l'hanno dichiarato. Se tu guardavi in Instagram, hanno fatto queste sessioni per Project Mara vestiti vittoriani, quindi... Ma non è che era Halloween? No, hanno fatto sti test, ma... In teoria dovrebbe essere sì, fotorealistico nel manicomio, però c'era sta roba vittoriana pure in mezzo, però sono le cose un po' così. Adesso noi da Valpro usiamo gli shader. Sì, no, ma infatti ormai gli shader sono stra usati, ma infatti basta quello. Per fare l'effetto fotorealistico oggigiorno, cioè la gente si accontenta, cioè si fa il colpo d'occhio, se lo fa, cioè Formula 1 2023 con l'effetto quello della cam, cioè fotorealistico, c'è cioè la gente wow fotorealistico, quel cyberpunk non ci avevano fatto le news, boh, io sarò che ci faccio caso, comunque non mi sembra così rivoluzionario, però effettivamente il pubblico, quello là che non fa caso né gli FPS, quello gli sta più che bene, quindi... Dobbiamo pensare che questi prodotti si rivolgono anche a quel pubblico, non si rivolgono a noi che siamo esigenti. Quindi chi glielo fa fare di spendere più soldi a un'azienda? Se tanto non viene... E' per questo che c'è Luca che caga il cazzo al prossimo. Ma tu sei cacacazzo su ogni cosa, cioè nel senso... Esatto, perché non bisogna mai accontentarsi, bisogna sempre puntare più in alto. Sì, sì. Io mi accontento di puntare più in alto sugli influencer del cazzo che cominciassero a divulgare di videogiochi, a parlare bene. Mi basterebbe. Che quelli dei siti web. Impossibile. Io preferisco quello, anche perché se riesco in questi giorni farò un video dedicato in cui prendo per il culo questa storia, perché io ho fatto l'ultimo video, ve lo giro, ma penso che l'avete visto. Ve lo giro così, per conoscenza. Che mi sta andando pure bene, io non volevo che andava così bene sto video, cioè io quando sbaglio i video mi schizzano a 2000 views i commenti a non finire, cioè ma porca puttana, quando mi impegno a fare i video, infatti mo mi impegnerò a fare un video che voglio spiegare bene l'argomento. Dunque, questo è il video, praticamente molti hanno travisato il mio video dove parlo di come funziona l'informazione videoludica che ci sta sul cazzo, il fatto che marchetta più... hai visto che è uscito Luca quel sito nuovo che proprio hanno scritto la pubblicità, niente marchette qui, parliamo male di Miyazaki. Pubblicità. Okay. No, avevo visto lo screenshot ma non... Cioè ora ormai, allora noi gioco con lo scemo e altre realtà, e se stavamo da prima che ci facciamo il culo su sta cosa, ora che è diventato mainstream sta cosa ci vogliono togliere il posto tutti, andate a fanculo.
Ma forse sarà colpa mia che in live dicevo sempre, regà, ma anche se chiediamo codici, noi ne parliamo comunque male e continuano a darceli. Forse è colpa mia. Abbiamo svelato il vaso di Pandora, sì. che Konami ci vuole bene, io ancora non ho fatto la recensione di Contra. Sta lì appesa le bozze mie, le mie bozze senza senso. Oddio, devo pure vederle. Cosa in che senso? Ho paura. Cosa in che senso, Michael? Perché che cosa? Non lo so, ha scritto in che senso, Michael. Si parlava... No, è uscito un nuovo sito che non mi ricordo come si chiama, che stanno facendo il marketing dicendo che noi non facciamo marchette. Cioè buongiorno. Cioè, nel senso, ora che è diventata questa cosa palese, fate il marketing, andate a fanculo. Ecco, che poi ho condiviso qui. Che poi no, non condivide questi link di merda. Cioè, che io non so. No, il sito è terribile, comunque. Ah, non l'ho manco aperto, non mi interessa. Perché no, si pubblicizzano, non facciamo marchette e parliamo male di Miyazaki. Cioè, che cazzo vuol dire? Cioè, non avete capito un cacchio di quello che facciamo noi. Io penso. Non hanno capito. Cioè, nel senso, questi qua stanno cavalcando il nostro malcon. Che poi noi di Cugin e le altre realtà che siamo nate, che abbiamo questa filosofia. Noi siamo semplicemente veri videogiocatori che abbiamo una mentalità che ci poniamo riguardo delle cose. Non è che quando diciamo che Miyazaki fa schifo intendiamo che fa schifo Miyazaki, no, i Dark Souls hanno un game design da paura, sono bellissimi, solo che hanno problemi tecnici di pigrizia di sviluppo. Dici? Quindi, cioè, nel senso, il pubblico praticamente mi sa che non ha capito che il nostro arrabbiarsi, noi che facciamo polemica su queste cose, non è la semplicità. Cioè, il problema è che oggi già non c'è le sfumature, non si capiscono le sfumature. Cioè, io quando dico che Death Stranding, Kojima di qua di là, Kojima andasse in pensione qua di là, non sto dicendo che Kojima è una merda di game designer, anzi continuerò ad amarlo, e tuttora anche Death Stranding ha i suoi lati positivi. Cioè, Kojima sta bene a star dove sta, di parte del gameplay. Ma Kojima è uno che sviluppa tecnologie, punto e basta. Quello lì è i giochi PlayStation su PC. È quello l'obiettivo di Death Stranding. Devi immaginarlo come un oggetto che ti ha permesso a Sony di vomitare tutti i suoi IP su PC. Quello è Death Stranding, quello ha fatto Death Stranding. Così quello che farà, tipo, probabilmente, oddio, sarà un'altra cacata di gioco, ma il problema è che avrà creato una tecnologia per il cloud gaming che porterà un nuovo standard per il cloud, immagino, che ne so, e così via, cioè la potenza di Kojima. Però, tornando nel succo del discorso di questi siti, cioè ora stanno cavalcando quest'onda e la nostra indignazione di noi che stiamo crescendo, perché Cugin, se ci mandano i giochi è perché abbiamo i numeri, cioè non siamo piccolini, cioè sì, siamo piccolini, ma non siamo quel piccolino che non esiste. Cioè, abbiamo la nostra ritorno a livello di mediatico di sito, poi a livello di queste live alterniamo momenti che siamo top e momenti che siamo down. Dici? Sì, forse. Sarà mica perché noi non riusciamo a prendere gli influencer come altri gruppi. E nascono così dall'oggi al domani e si beccano 2000 spettatori solo perché c'è il nome che conoscono. Sì, che aprono i canali YouTube col nome che conoscono, oppure fanno scrivere il personaggio X, la signora Fungaia, la fanno scrivere ovunque, perché poi c'era quell'altro sito Atacor, cioè alla fine questi siti, c'era Atacor.it che scrivono certe persone, Final Round scrivono le stesse persone, e l'altro ancora, quindi probabilmente io ho paura, spero che questo sito non scrivano le stesse persone di Final Round e Atacor. No, è fatto malissimo, cioè è fatto maluccio. Quindi sono proprio delle persone tipo il Cartello of Gaming che hanno fatto un sito così e stanno cavalcando il marketing. No, penso che siamo molto simili a noi, ma forse c'è qualcuno che ha esperienza lì dentro, ma non tanta, perché gli account redazionali sono un po' me. C'è l'account redazione, che è come il nostro staff, e poi c'è un nickname come altro utente, poi non so chi altro. Non è molto ben studiato, però non ci stanno bio, non ci fanno più news di noi. Sarà che noi, c'è chi lavora, chi decide magari di respirare, mangiare, quindi... Oppure lì dietro c'è già qualche altra cosa più complessa che non sappiamo.
Perché il problema è che tutti o copiano e incollano i comunicati che trovano in giro, anche. O fanno come altri siti che copiano e incollano le notizie. Ovviamente se sì, io non ho letto quello che hanno scritto su Absolute. No, non lo so. Però il problema è che stanno nascendo troppi siti con questo marketing e poi vai a scoprire che sono quelli che hanno creato il danno. A me la cosa mi dà fastidio pure. Cioè, voi scrivevate per Every Eye, per multiplayer, per Spazio Games, e voi vi uscite protestando. Cazzo, ci avete mangiato fino a ieri. Avete creato voi il danno. Preferito? Avete creato voi il danno. Vi dovete solo vergognare. Sai cosa avrei preferito? Avrei preferito che queste persone fossero rimaste nei loro ambienti, diciamo, siti, per cambiare quei siti. Bravo. Cioè, a me sarebbe piaciuto vedere Every Eye che dal fondo del barile dove sta adesso, ma in tutti i suoi punti, soprattutto la sezione anime e manga, da dove sta adesso mi sarebbe piaciuto vederlo resuscitare, no? Un po' come una fenice che è ridotta in cenere prende e rinasce. Mi sarebbe piaciuto. Minchia, che metafora che ho buttato giù. Porca miseria, la sono giocata per Every Eye. Vabbè, mi sarebbe piaciuto vedere sta cosa. Sarebbe stato bello. Era meglio per TGM se te la giocavi. Vabbè, ormai è andata. Però sarebbe stato bello perché poi uno poteva, cioè, se tu vedevi gente e dici, mi piacerebbe una scritta su Every Eye, gli dici, bravo. Bravo, impegnati, un giorno ce la farai. Adesso se io leggo una cosa del genere, no, lascia perdere, non farlo. Piuttosto vieni da me, ti regalo un giochino se vieni, che ne dici? Mamma mia, che tristezza. Ma infatti è quello che dico io, cioè nel senso questi qua, ce ne siamo andati perché... Ma fa, cazzo, lottavate per cambiare la roba, no, poi se ne vanno, creano un'altra roba per mangiare da soli quello che mangiavano insieme, cioè. Vabbè, no, facendo questo marketing, cioè tutti stanno facendo questo marketing ora perché hanno visto che noi stiamo crescendo, in realtà come Cugin e Gioco con lo Scemo e tutti gli altri stiamo crescendo tutti anno dopo anno con sì, questa politica comunque... dell'onestà, di non guadagnare, di fare, che poi semplicemente parliamo, siamo videogiocatori che parliamo ad altri videogiocatori, non è che sia così complicato, cioè quello è il problema, cioè nel senso questo mese Last Epoch dovevamo parlare di Unicorn Overlord, non di Rise of Ronin. Cioè Rise of Ronin è l'ennesimo gioco di Team Ninja che quanti ne sta sparando normalmente ultimamente, cioè ne sta sparando un botto che sono quasi tutti uguali, nel senso non è che sia questa grande rivoluzione, è un gioco di Team Ninja rimasto, cioè, però là è uscito intanto Balatro, che cazzo ne so, me ne sparerei tanti di titoli interessanti qui. Dovevamo stare a riempirci la bocca e ci riempiamo noi qua dentro la bocca, e quindi noi siamo più giocatori che parliamo ai videogiocatori che però non hanno tempo e non abbiamo il tempo e nemmeno lo facciamo seriamente, perché io non sono nemmeno capace di divulgare, infatti tipo nel video su Falconero molti mi hanno detto che schifo, non sai parlare, ma il problema è che io non voglio fare sta roba, non volevo stare in video, però il problema è che nessuno lo fa questo contenuto e mi sono messo in gioco soprattutto per trovare persone come siete voi qua a Goblin, come vedi Goblin è una persona nuova che è entrata nel circuito e mi fa piacere che la pensa come noi, è per quello che ho creato sta roba, mi sono messo in gioco per trovare altre persone che la pensavano come me, perché mi sono scocciato di sentire cose senza senso. Io mi ricordo in epoca Xbox 360, Xbox One, io sentivo tutti Remedy un'azienda di merda, no, Sam Lake non è un autore di merda, è un po' tutti IGN, Spazio Games, solo Mottura, questo lascio. Solo Mottura io lo seguivo perché era l'unico che difendeva Sam Lake a spada tratta per Alan Wake e Quantum Break. Invece gli altri siti tutti. Per fortuna che io internet l'ho vissuto malissimo all'inizio. Sì, per fortuna l'hai visto. Cioè io. Poi Need for Speed che tipo Payback osannato come il ritorno. Anche Need for Speed 2015. Quello c'ero. No, aspetta, su Payback c'ero, l'ho visto. 2015 un pochetto se lo meritava, stava cercando di rinascere. Sì, ma era mosciarello pure quello, cioè io mi pento di averlo comprato. Però stavano provando, poi è uscito Payback e lì praticamente hanno detto vabbè, buttiamo al cesso tutto ciò che abbiamo fatto e andiamo a buttare le carte. Microtransazioni, sì, a Google. Però la stampa stette zitto su quel gioco, erano solo gli influencer che... All'epoca, quando i content creator ancora erano validi, che si insultavano il gioco. Però è quello il fatto che c'è stato quella rottura che, per l'appunto, essendo marchettari, ora sono palesi, ma all'epoca per me tutta quella roba passata era tutta marchetta. Ora lo metto in dubbio, non posso affermarlo con sicurezza,
però ora che sono costretti per legge a scrivere ADV, perché ora se ti scrivono ADV promosso da, è perché per legge lo devono fare. Fino a qualche tempo fa non l'avrebbero fatto. Non lo facevano. Probabilmente ci siamo beccati un sacco di marchette sotto forma di recensioni, opinione, anteprima, eccetera. Può essere. No, anche perché ne so certo, vidi anni fa un Deplian che si accedeva, stavano i costi per fare la finta. Anche i sondaggi che vi facevano, tipo, che gioco preferite tra God of War, Horizon, quelli erano tipo 200 euro costava, se volevi fare un sondaggio su un sito. Allora, siti. Apro parentesi, Sony, Microsoft, ci ascoltate? Se avete sondaggi da mandare agli utenti, contattateci, la nostra email è nel nostro sito. Prego, continui. Essenzialmente l'ultima cosa che volevo dire, poi magari leggo l'ultimo commento di Goblin e poi tra un po' ce ne andiamo. Allora, l'ultima cosa che volevo dire, essenzialmente io vorrei tanto, infatti poi farò un video di proseguo riguardo questo video che avevo fatto dedicato a Falco Nero, dove dico che praticamente io vorrei tanto che si tornasse allo stile come è nato Cugine, essenzialmente come funzionano le riviste cartacee, cioè nel senso che dicevano informazioni al di là della sponsor, della pagina sponsorizzata, fossero le opinioni normali senza roba del genere, che fossero diverse dalle trasmissioni televisive. Non so se Luca tu hai mai visto negli anni 90, 2000 le trasmissioni in TV sui videogiochi, hai mai vissuto? Oddio, no, io purtroppo avevo iniziato a vedere qualche anno fa Game Time su YouTube, che era carino, molto Game Time, per la massa. Game Time era quella topologia, infatti Game Time forse è una tipo di quella di XN, andava su Sky. Sì, mi pare di sì, io lo vedevo su YouTube, sì, perché sì, non c'avevo Sky. Praticamente tipo quei prodotti alla Game Time, Game or Alive dovrebbe essere, sì, Game or Alive, qui c'era su Junior TV, c'erano vari programmi all'epoca, erano solo come Crossover Universo Nerd, non so se l'avete il canale YouTube, lo guardate, e quelli là non sono divulgazione, ma sono marchette. Cioè, quelle trasmissioni sono solo delle trasmissioni dove l'azienda paga per mostrare il proprio prodotto, dove si fa la domanda, un po' come avviene a Domenica Inn, che viene il tizio ospite che deve pubblicizzare il libro. E così funzionava con le trasmissioni. E quindi, per carità, quelle trasmissioni non mi davano fastidio, però perché erano palesi le marchette. Oggigiorno dovete pensare che su YouTube e sui siti ormai è come quelle trasmissioni, cioè è quella roba che stava negli anni 90 in TV, che erano delle pseudo marchette dove non si faceva davvero divulgazione, si diceva sta uscendo questo gioco sarà figo, mi raccomando dategli un'occhiata, compratelo, eccetera, basta. Mentre la rivista, tu ti compravi la rivista, nella rivista dicevano pezze e corne dei giochi, perché per esempio io mi ricordo in queste trasmissioni televisive c'era un gioco che si chiama Hugo, H-Hugo, che era pubblicato da Sony, esclusiva Sony PlayStation. La Madonna, un gioco bellissimo, anzi, quasi quasi lo metto così ce lo guardiamo questo capolavoro di Hugo. Hugo PS1 gameplay, ecco. Eccolo Hugo, ok, l'ho trovato. Vabbè, c'era su questi siti Hugo di qua di là, cioè su queste trasmissioni televisive Hugo di qua e di là, poi sulle riviste effettivamente prendevo a 4-5. Ed è stato stroncato perché è una monnezza. No, le pubblicità, via pubblicità. Ok, vi faccio vedere sto bel gioco capolavoro. Aiutatemi, ecco. Ecco il capolavoro. Pensate, capito, in epoca Tombi. Quindi quite. It's up to you to help him overcome the many dangers which now lie ahead on his journey. Guarda gli FPS altissimi, 60 FPS. Ecco.
Bellissimo sto gioco, eh? Ma Goblin che scrive nel frattempo, riferendosi alle varie marchette, dove scrive: i venduti balordi girava il meme del cesto di salami mandati da Sony 2 anni fa che ogni tanto riciccia fuori. Ma infatti Michael... la pasta, i salumi, le cioccolate, cioè di tutto di mandaconi. Poi Michael scrive: oppure il gioco PS2 di Neopets finanziato da Sony. Anche monnezza, che io giocavo a Neopets, quindi su PC, però quella monnezza sicuramente di Sony. Cioè, di che cosa stiamo parlando? E c'è la gente che non gliene frega niente, cioè il pubblico generalista, per loro sta bene sto fatto che un critico possa anche marchettare. Addirittura la gente mi ha scritto: Sabaku va bene che fai press tour, tutte quelle cose, le pubblicità, perché tanto in sede recensione è onesto, perché tanto un PR non se la spulcia 2 ore di recensioni che cascono le palle a terra di Sabaku. Quello è vero, su quello anch'io sono abbastanza tranquillo. Lo fanno anche per gli smartphone, ne abbiamo parlato in privato. Sì, però aspetta, io ad esempio vedo Galeazzi che vola, se ne va a Hong Kong per vedere Honor, vedere le fabbriche di Honor, per tornarsene a casa e parlare del dispositivo. Sì, però fino a un certo punto, pure di fare quelle robe, quei rapporti, avere le anteprime, cioè c'è sempre quella cosa che tu non vuoi finire in blacklist, se no ti metti a piangere come QDSS, ma... che Sony non gli manda niente e ma... ti è castrato. No, eh? Ma là, oddio, con QDSS, con quei due sul server, io penso che ci sia anche un buon motivo per cui non ricevano roba, ma evito. Però io porto sempre il nostro ad esempio, perché posso parlare di noi. Sì, ma... cioè, io fino ad oggi mi sono trovato a parlare di Sony malissimo. Sì, ma noi siamo un'altra cosa. Quindi... sì, però tu non vai a mangiare gratis, non ti arriva in anteprima. Una... cioè, se a noi arriva in Every Eye. Ma guarda, ora Every Eye è diventata famosa. Allo stesso tempo, eh? Sì, ma Every Eye ha fatto i milioni di contatti perché ha ricevuto come prima di tutti PS5. Cioè, la gente non ha fatto un cazzo di Every Eye, di Spazio Game, non interessa che tu hai in anteprima e gliela mostri in anteprima la cosa. Quindi, se tu riesci ad agevolarti questa situazione, di certo, se tu gli rompi il cazzo, cioè Horizon te l'hanno dato 10 giorni prima, non... al contrario, mentre EA e Konami, meno male, ci trattano bene, però non ci hanno ancora mai invitato a mangiare a casa loro. Cioè, quello ti dico. Beh, ma penso che di arrivare a quei livelli dovremmo avere click di uno dei big. Cioè, però, non penso che siamo così semplici. Però ti dico, è comunque tutta una questione, non è che vieni corrotto il fatto che... però è anche vero che ti metti tu, content creator, in una situazione un po' ambigua. Capito? Che non riesci a sdoganarti tanto. Poi, spesso volentieri, questi contratti, loro devono dire... grazie di cuore per questa cosa. Cioè, io quando ho firmato gli NDA di recente, ho fatto su Gioco con lo Scemo e anche da noi ho fatto la live su Penny's Big Breakaway. Quell'NDA era pazzesco, che non potevo, dovevo mandare per forza in revisione quella roba. Tu comunque sei obbligato a mandare in revisione perché non, c'erano tutte le cose che non potevo dire in live. Cioè, su quel gioco non potevo dire tante cose. Vabbè, quello dipende anche dall'azienda. Ad esempio io con F1-22 non ci ho avuto NDA particolari. O tu con Mortal Kombat anche, mi pare, era? Sì, sì, non era. Sì, sì, Mortal Kombat 1 l'avevo avuto parecchio in anteprima. Non, quindi, sì, non c'era NDA. Molto dall'azienda. Però ecco, quello però ci dire, sono le aziende così. Cioè pure Ubisoft. Ubisoft che me li ha fatti vedere Cyrus i contratti, più o meno, dopo post fine. Cioè, è da fuori di testa, cioè Ubisoft sì, è fuori di però testa, ecco. Per esempio, devi sapere la cosa, non devi andare in quella zona, cioè mentre giochi sta pure scritto non devi andare in quella zona, cioè ma porca puttana, cioè magari in quella però zona ecco, c'è proprio la cosa che tu, uno può far desistere l'acquisto, che è giusto che veda, cioè non è giusto. Però aspetta, parlando proprio di Ubisoft, cioè ad esempio il gatto sul tubo è serio, spesso a giocare a un videogioco che magari era brutto, l'ha detto chiaramente, non è, gli è successo niente, conti andare comunque ai press e cose varie. Però per questo dico, secondo me dipende da chi si segue, magari è quello il fatto.
Però lo so, dipende anche tipo dall'utente, però. Cioè, sarà che io mi sono creato quella mia bolla di gente che seguo Ma perché, che non dà. per esempio, io seguo, ha fatto vedere, quindi la cito, Ariadne, che praticamente ci ha fatto anche nell'ultimo video Cyrus, l'ha preso come esempio, che era una roba che gli ho girato io, Ariadne. Lei comunque fa gli stessi miei numeri su YouTube, però lei ha avuto il boost perché ha in anteprima PlayStation Portal, il DualSense Edge, ha tutto in anteprima Vabbè, da magari PlayStation. lavora con Instagram, TikTok, devi vedere anche tutti i social, non solo Sì, YouTube. no, però lei è nata come, vabbè, è complicato, è ovunque, ha azzerato tutto, come PlayStation Playmaker da zero, ok? Ha azzerato tutti i profili. Fidati, ha azzerato tutti i profili, l'ho visto perché la seguivo, ha azzerato i profili e è rinata come PlayStation Playmaker. E il fatto di essere PlayStation Playmaker, lei comunque ha un boost in più, che non c'è niente di male, cioè nel senso fa parte del gioco, del marketing. Alla fine lei è una che sponsorizza, quindi non sto criticando lei, eh. Lei è una che sponsorizza, quindi è palese che lo faccia per sponsorizzazione, però avere le cose in anteprima ti agevola, perché il pubblico è pigro, cioè pensaci. Se tu metti a pagamento, per esempio, se un qualcuno mette un sito a pagamento di videogiochi, secondo te farà click? No, quello no. Perché la gente ne frega, cerca la prima cosa che arriva su Google e via, non sta a vedere la qualità. E quindi si crea tutta quella disinformazione del cavolo, che è come ora, gli FPS cinematografici che ha preso però una cosa, cioè, ha Ho sentito una fitta esposto tutto. fegato. Tutto a Non console lo dire più. Ah, che fitta. war. Che poi tutto da console war maniera. Alla fine si finisce perché, cioè, sono tutte fatte male. Tipo anche Ereban, che per esempio non arriva su Xbox One. La news è apposta che gli sviluppatori non credono in Xbox. Porca puttana, quei poracci non c'hanno i soldi. Cioè, dite, non c'hanno i soldi perché Ryo Fury, l'accordo con Ryo Fury, no. Non credono in Xbox. Cioè, che cazzo di ragionamento No, è? quelli sono quelli di Ma c'hanno. Enotria, probabilmente. Sì, infatti. No, ma c'hanno pure. No, ma infatti loro buttavano in questo articolo Ereban, Enotria, tutti quelli che hanno avuto problemi a pubblicare su Xbox. Che non sono nemmeno Vabbè, ma sono tanti. finiti, sono loro due. Ma Quanti no, sono? infatti erano. No, forse tre erano, ma non mi ricordo qual era l'altro. Capito. Di cui sulla Enotria ha deciso di sua spontanea volontà di non pubblicare su Xbox. È da Enotria mi dichiarazioni. fa ridere tantissimo. Cioè, doppiatori della Madonna, localizzato. Poi non Però non riesco. vogliamo pubblicarlo su No, Xbox. ma poi se vai sul sito sta quella cosa stile DLC da sbloccare, tipo personaggio da sbloccare Xbox. Aspetta, vediamo se riesco a farvelo Guarda, vedere. prima o poi arriva anche su Xbox. Guarda. Ah, ho letto cinematografici FPS. Ah, Michael. Ah, bastardo. L'altro fegato. Ah. Non mi muore il sito, no, mi muore. Mi muore la Lascia connessione? perdere. No, chiudo, Lascia chiudo. perdere. Esplode Chiudo, chiudo. tutto. Ah! Il sito è Ok. pesantissimo, non lo apro. Comunque, che chi va, se andate sul sito di Enotria, vedete questo Xbox oscurato, grigiastro, da sbloccare. La versione Xbox. Mentre gli altri, effettivamente, era una questione di budget, che non sono riuscito a fare il porting, quindi. Però fanno questa disinformazione, che passa che su Xbox non arrivano i giochi. Oppure c'è questa cosa, non stanno più pubblicando per Xbox. Porca puttana, abbiamo avuto The Medium, Egon Life, Bright Memory, Palworld. No, ma il sito è offline di Enotria. Ah, ottimo. Proprio offline, non è che non stavo avendo io problemi. No, è impossibile raggiungere il sito. Ah, Va ottimo. bene. E che tra un po' devo uscire? Scusa, non esce il 21 aprile, quando esce? Scusa. Boh, te lo direi, ma il sito non si apre. Vado a vedere su Steam. 18 agosto 2024. Ok, no, ad Ah agosto. sì, l'avevo rimandato perché esce l'espansione di Elden Ring. Sì. Vero. Sì. Mamma, ho avuto un vuoto cosmico, come si chiama? Moment of defiance. Vabbè, capita. Però il fatto è quello che mi dà fastidio come pongono le news, che creano disinformazione. Quindi praticamente non stanno a dire che praticamente in questo periodo storico sta succedendo il contrario, che prima li fanno per Xbox e poi li fanno il porting per PS5. Sta Ah sì, succedendo più ma poi spesso dipende dai così. contratti. Sì, poi dei contratti, però sta succedendo spesso questa cosa. Quindi no, hanno fatto sta Tipo news per Palworld. dire sta stronzata, quando invece, cioè appunto un Palworld, ma pure ho detto quelli che ho citato prima, Medium, cioè quello non è che
o Scorn, cioè non è che c'era un contratto con Microsoft, forse per il Game Pass sì, in quel caso, però no, effettivamente no, avevano scelto loro a livello tecnico. Io mi ricordo che per questioni tecniche avevano scelto loro, perché avevano avuto supporto da Microsoft, quindi hanno preferito dare priorità, sì, a Microsoft. Sì, mi sa che è per quello. Sì, non c'era una roba come Sony che schiavizza, che dice state qua anche se avete la versione Xbox non pubblicatela. Era è una questione tecnica. E quindi questa cosa, hai capito, nessuno la fanno notare, passa in sordina. Quindi ora sta passando a tutto il pubblico che su Xbox non arrivano i giochi. Infatti tuttora la gente si spaventa quando dico che c'ho Xbox. E come fai a giocare? Minchia. Tutto, cioè cioè solo Stellar Blade mi sto perdendo. Cosa mi sto perdendo? Il gioco che mi interessava, basta. Io su PlayStation non c'è niente che mi interessa a parte Stellar Blade, quindi beh. Oh, comunque è mezzanotte. Eh sì sì, mo leggiamo gli ultimi due commenti. I tempi non sono cambiati per niente. Il massimo prodotto per la gente era Spider-Man 2, mentre Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2 si sono presi le peggio parole del pubblico, che poi ho goduto che gli abbiano fatto fare la fine di 07 sul palco, è un altro discorso. Aspetta, in che senso la fine di 007? Sai che sta parlando? Se si riferisce al film, credo che intenda esploso male. No. Perché lui muore male. Ah, però okay. Penso che sì, penso intenda quello, perché Spider-Man 2 ai The Game Awards non ha vinto cazzo, nulla. Sì. Quindi credo intenda quel senso lì, che sia morto lì Spider-Man. Che effettivamente è vero, mediaticamente. Vabbè, ma nemmeno Spider-Man 2, infatti, è comunque un gioco, perché io vedo molti che lo riportano indietro, cioè alla fine. No, non c'è avuto lo stesso impatto del primo. Sarà che il primo era la novità, diciamo. Insomniac Games, Spider-Man. Oh mio Dio! Quindi tutti a prenderlo, tra cui io. Però. Effettivamente, ma che ci penso, Spider-Man 2 è morto lì. Penso intenda quello. Comunque la cosa è che al di là dell'hardware, alla fine si guarda il gameplay e magari la direzione artistica. Molte volte pure la storia va sotto. Ma lo dimostra questa certa rinascita Metroidvania, ma pure dei rogue, specialmente quelli particolari. Allora sì, Goblin, siamo d'accordissimo. Aspetta. Ah, okay. Ha spiegato quella di 007. Ok, 700, sì. Sì. Ah, io ho chiamato zero titoli, quindi la mia battuta era zero titoli. Zero titoli, okay. Era la mia battuta all'epoca. Mentre per quanto riguarda quello che dicevi tu, effettivamente, infatti, la cosa che mi fa incazzare, che mi fa arrabbiare in modo tantissimo i siti web che non parlano a noi veri videogiocatori, perché come hai citato tu, oggigiorno i prodotti che vendono un sacco sono altre robe. Cioè le robe che ti... cioè, se pensiamo, io ho fatto una news su V-Rising e Devil Dead The Game, al lancio hanno venduto quanto Returnal e Ratchet & Clank. Quello è un metro di paragone che fa riflettere. Tutti noi che sappiamo, che ne so, i meme riguardo, che ne so, Palworld, o i meme riguardo a certi titoli, tipo, che ne so, anche di AIDS o di Baldur's Gate, che tra noi girano parecchie... Quello fa capire che sono giochi più importanti dei titoli che portano questi su siti web. Cioè, la verità è che il videogiocatore piacciono ancora i videogiochi. Cioè, a noi piacciono i videogiochi veri. Cioè, tutti questi orpelli della grafica, della storia, della cosa. È una cosa che ci stanno vendendo per marketing, ma... io credo che non... essenzialmente non esiste. Cioè, questo pubblico è una nicchia. Quella del... cioè tutti o giocano ai giochi proprio cafoni, quindi COD, Fall Guys, Fortnite, Roblox, eccetera, oppure ci siamo noi, i vari Metroidvania, i roguelike, chi ne ha più ne metta di giochi. Anche perché i titoli che ho citato io, per esempio, quelli che ho apprezzato tantissimo, alla fine comunque sono riconosciuti. Per esempio addirittura American Arcadia, che per me è il top titolo che ho giocato nel 2023, veramente dici, lo nomini praticamente ogni 2x3 peggio, sì, di sì, me, cioè, quando cioè io sono rimasto scioccato da quel titolo American Arcadia, e ha vinto un BAFTA, quindi proprio così sconosciuto sto American Arcadia, cioè almeno tra chi capisce dei videogiochi è passato, quindi mo, così tanti altri titoli, cioè alla fine tutti li conosciamo, i titoli di An Epic Fran,
che ne so, An Epic per l'appunto, An Metal o Ghost 1.0. E come si chiama? Cat Lady, chi è l'autore di Cat Lady? Non mi ricordo il nome, che c'aveva il nome russo. Che ne so, questi titoli comunque tutti noi videogiocatori li conosciamo. E quindi fa riflettere che c'è lì fuori, questi siti non fanno solo marketing, perché parlano e ti impongono No Rest for the Wicked, sì. Vedi, per esempio, No Rest for the Wicked siamo tutti in hype, eppure lì fuori non se ne parla abbastanza. Cioè dovrebbe essere, per l'appunto, se ne dovrebbe parlare come ne stanno parlando di Rise of Ronin, cioè ancora fanno le robe su Rise of Ronin, ma vaffanculo. Cioè, che cazzo se ne fotte di Rise of Ronin, eh? Cioè, è uguale a Stranger of Paradise Final Fantasy, cioè nel senso, è un gioco di quei di Team Ninja, cioè, che può piacere o non piacere, però è un gioco di Team Ninja che non è questa cosa che un videogiocatore sta aspettando come la Madonna. Quello lo adora il fan di Team Ninja che si è giocato Wulong, si è giocato Stranger Paradise e si giocherà Rise of Ronin. Però stanno marchettano ogni mese certi prodotti. Infatti io citavo nel vecchio video mio, anche nell'articolo che ho fatto. Come si chiama l'articolo che ho fatto? Aiuto. Oh, aiuto, non lo ricordo più. Aspetta, di quale gioco mi ero perso un attimo? Quello di Rise of Ronin, come lucidare la merda. Ronin. Lucidare. Sì, perché apro una piccola parentesi. C'è Giuse che, siccome io sono titolo anti-SEO, Giuse è il mio opposto. Lui invece è pro-SEO, pro-click. Ah, sì, infatti in quest'articolo citavo che per l'appunto tutti hanno parlato di Rise of Ronin, Suicide Squad e in questo periodo storico Helldivers 2. Di questi alla fine solo Helldivers 2 ha un perché di essere citato ed ha senso, infatti diventerà un gioco di culto probabilmente. Però lì fuori... Io parlo di Suicide Squad comunque. Sì, vabbè, che ne hai parlato, però nel senso non sei stato lì a eccitarti, a emozionarti, quanto è figo Suicide Squad, no, i siti. Sono stato molto triste quando ho giocato. A me si è buggato pure in live, l'avete visto la live, l'ho portato io live e mi si è rotto in live, quindi ho detto tutto. Tra l'altro tecnicamente dovrei riprenderlo, ma non c'ho proprio voglia, quindi vabbè. Piuttosto preferisco aspettare di No Rest for the Wicked, morendo 10.000 volte quando scendo Moon Studios. Però, per l'appunto, come dicevo qua in questo infatti editoriale che ho scritto, cioè non si è parlato di Shippy. Shippy, che è un gioco che è uscito, un platformer gratuito di Mr. Suicide Ship, che è bellissimo, che praticamente se vai a vedere all'estero se ne è parlato parecchio, Enshrouded se ne è parlato parecchio, di Last Epoch, di Palworld, vabbè Palworld se ne è parlato perché non potevano non parlarne. No, è un fenomeno mediatico. È stato un fenomeno mediatico, quindi se ne è parlato, ma anche Balatro, cazzo, cioè Balatro dovrebbe stare, poi di titoli in uscita per l'appunto c'è, cioè un Enenra, un Ereban, quello non ne ho parlato io, iCode che ne stai parlando tu, Nightrunner che ne ho parlato io, Nightrunner, insomma, Nightrunner che è un gioco prossima settimana seguiteci, ci sarà la demo di iCode in live, quindi non mancate, piccola sì. Regressione. E poi c'è per l'appunto No Rest for the Wicked, e qua facevo la battuta Stellar Culo Blade, sicuramente di quello se ne parlerà, perché anche di quello ho parlato io, per fortuna, capite, cioè il Devres 2 e Stellar Culo Blade sono due titoli che se ne è parlato, ma è puro caso, perché è Palworld lo stesso, è perché si sono allineati dei pianeti che non potevano non parlarne, solo per quello ne hanno parlato. Però gli altri titoli sono tutti pure Unico Overlord. Cioè, cazzo, Unico Overlord è un gioco della Madonna che è proprio zero. Lo sai perché non ho voluto prenderlo quello? Per colpa di Persona 3. No, io per colpa di Persona. Ero appena uscito da un tunnel terribile con Persona 3. Quindi basta GDR a turni per un po'. Cioè, mi devo disintossicare da questa cosa. Infatti sto aspettando qualche gioco un po' più dinamico. Io sto giocando a Gentleman's Mayhem per appunto per fare qualcosa di dinamico. No, dopo Persona, guarda, ti giuro, mi attirava Unicorn, però no, non ce la faccio. Poi è sempre loro, quindi durerà tipo una vita eterna.
No, non c'ho voglia. No, ma io, infatti, io, quando mi verrà l'ispirazione, come ora mi è venuta l'ispirazione di Dragon's Dogma, ma l'hai detto a me. Mo lo devo riprendere Dragon's Dogma, pure quello. Che è relativamente dinamico, ci sono delle passeggiate che neanche Death Stranding, però... Non so il 2, io l'1 ci stanno, a me divertono le passeggiate, però là devi giocare a cazzo, cioè... È proprio un gioco che ti devi perdere, non puoi seguire le quest che non si capisce un cacchio in quel gioco. No, sono uguali. Non si capisce niente dove devi andare, quindi vai a caso e vedi quello che ti succede per la strada, giusto? Uguale. No, gioco. Goblin, The Thaumaturge. Vedi perché preferisco scrivere, perché se scrivo non sbaglio la pronuncia. Perché che comunque, ha scritto? Quello? È anche quello, sì. Quello è un gioco che a me sarebbe tanto piaciuto provarlo, ma siccome l'ho portato in io in live, voglia... l'ho portato io in live comunque. Ecco. Io lo volevo perso. Non c'ho voglia. E dovrei recensirlo, il problema è che quello, che io sto in attesa di recensirlo, cioè volevo recensirlo, ma per l'appunto in inglese, e poi sto ancora finendo contro la recensione. Sì, guarda Michael che è convinto che io metterò mano al DLC a settembre di Persona 3. Ma de che? Persona 3 no. Basta, cioè, ho avuto già abbastanza. Chiuso, basta. Comunque, le mie 100 ore l'ho fatte. Basta. Comunque Goblin, vedi, questa, tu mi hai citato ora, oggi mi sei in questa live, non l'ho citato Thaumaturge. Tu me l'hai tirato fuori, è un altro titolo da videogiocatori, cioè è un titolo evento perché è veramente figo, è bellissimo come titolo, come GDR. Però... dei radar degli altri siti non esiste, quindi anche questi qua come Absolute Gamer, cioè voglio proprio vedere se parleranno di sta roba, perché poi la cosa assurda che quando parlano di questi titoli come un Falco Nero, un Crystal Cross, tipo hanno trattato American Arcadia, ma l'hanno trattato perché gli hanno rifilato la chiave i siti della cosa, solo per quello l'hanno portato, non è come a me che io stavo lì a sbavare a cercare Luca, mi trovi American Arcadia, che lo dovrei censurare prima. Tu mi fai due palle, c'è tutta una lista enorme di giochi, so che ti devo tenere frenato io, perché sennò dopo tu richiedi mezzo mondo e vai in burnout, quindi cioè, ti devo tenere a freno. Ma perché quelli sono i titoli validi, cioè che bisognerebbe parlare. Però per l'appunto, vedi, la cosa bella che è qua in queste community che stiamo creando, è citato per esempio Thaumaturge, ma quello è un gioco di cui bisogna parlare, non di Rise of Ronin, che stanno ancora qua, ma ho visto la trovo su multiplayer. Aspetta, vediamo se la trovo la news su multiplayer, ci facciamo quattro risate. Sta pure in home page. Me la faccio vedere comunque al volo. Bisognerebbe buttare giù anche qualcosa su Signy. Quello di Konami. Ah, Signy, sì. Anche appunto. Di quello non se ne parla, eh. Eppure è validissimo, uno shooter top down dalla Madonna. Bellissimo, fatto con una grafica bellissima, un gameplay veramente frenetico, divertente. Cioè, Rise of Ronin, i sette samurai più affascinanti del Bakumatsu. Ma che Bakumatsu me ne frega a me di sta cosa? Cioè, Rise of Ronin, vediamo il trailer con i riconoscimenti della stampa. Rise of Ronin sale al secondo posto. Rise of Ronin verso la storia del gioco e del Team Ninja. Subito in sconto. Rise of Ronin, Team Ninja vuole fare ciò che non è uscito. Che non è riuscito a fare questa volta. Vediamo che cosa è. È uscito a questo giro. Ormondi. Cioè, nel senso, quanti cazzo di news per un gioco che va a fa un culo. Cioè. Per carità, può piacere, cioè nessuno dice che un titolo che non piace, che non bisogna parlare, però è esagerato, cioè. Ma voglio fare una cosa in live, vediamo un po', non mi diverto, a caricatura, vediamo. L'altra volta mi hanno smentito perché per me c'è solo la recensione di Tagliaferri di sto gioco. Aiuto. A Tagliaferri gli danno i veri giochi, cioè su multiplayer solo Tagliaferri tratta. Allora, Thaumaturge, dai, c'ha qualche articolo Thaumaturge, 2 mesi fa. Dai, qualcuno, ne hanno parlato un po'. Il video di Wells, uno di Saluto. Però dopo che è uscito se ne sono dimenticati, sì. Sì, è morto appena dopo l'uscita. Basta. Non ne vogliamo più sapere di Thaumaturge. Mentre Rise of Ronin continua a fracassarci i coglioni. Anche dopo l'uscita. Andiamo, così ne hanno dato un 7?
dai. Oh, un 7.8, dai. Perché è un indie validissimo, quindi un indie... Ah, 8, dai. Pensavo peggio, dai. 8, 8 spaccato. Possibilità GDR sono molto limitate, vabbè. Non entriamo nei dettagli perché non l'ho finito, quindi... Windblown. Ah, aspetta, mi sa che l'ho visto Windblown. Era quello con la grafica 3D, sempre roguelike, ma con la grafica 3D. Dei creatori di era quello che aveva l'intro animata. Mi ricordo. Sì, è quello con l'intro animata. Sì, 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 sì. Sì, degli autori di Motion Twin, che era tipo un platformer, action platformer. Vabbè, qua dice picchiaduro spara tutto, ma non mi ricordo che era. No, dovrebbe essere sulla falsa riga di Dead Cells, ma con visuale isometrica, se non ricordo male. Poi in caso c'è Goblin che mi può correggere. Sì, sì, che era un tipo che mi aveva colpito. Che in teoria Motion Twin domani... Si dice che dovrebbe droppare un gioco senza pubblicità. Si dice. Chissà. È vero. Ah, ecco, gameplay trailer. Sì, sì, è quello con visuale isometrica, sì. Sì, sì. Chissà se Motion Twin domani lo droppa il gioco che si era detto. Nei rumor. Cioè, i rumor abbastanza attendibili dicevano che domani droppa un nuovo gioco Motion Twin. Chissà se ci ho preso. Ma tornando in casa Microsoft, tu ci credi ai recenti rumor che a giugno, luglio, dovrebbero annunciare Gears 4, no, Gears 6, date d'uscita di Avowed e Indiana Vabbè, quello Jones. Sì, Indiana Jones e Avowed sì. E Gears? Boh, di Gears stanno facendo parecchio rumore. Sì, per quello anche, che dicevo. Anche Cliff Bleszinski, però boh, che cosa? Boh, Coalition è veramente un nuovo titolo. Io non ho più pallida idea. Cioè, un brand che si è... Per me col... Oh, non so i fan cosa ne pensano, ma per me col 5 si è un po' suicidato, cioè nel senso... Non so come possono continuare. Perché sembra che sia arenato tutto là. Però continuare potrebbe. È un po' arenato come titolo. Cioè, a meno che non riescono a fare una resuscitarlo come Halo con Halo Infinite. Boh, io non Oddio, riesco a immaginare. Infinite praticamente si è ripreso mo, quindi. ma non so infatti Gears come possono fare un nuovo capitolo. Cioè, è troppo stantia quella per me, quel sistema di gioco ormai. Boh. Dopo Anthem, che ne so, Mass Effect Andromeda, Quantum Break, che ne so, Alan Wake 2, Control. Cioè, il sistema TPS in quella maniera così statico, io non so se posso funzionare ancora. Sicuramente i fan li prendi, cioè ci sta che fanno un nuovo capitolo. Per me dovrebbero provare un tentativo, una roba come Halo Infinite, che sia tipo il capitolo finale, che la chiudono, la fossilizzano e se lo può... E diventa figo solo per gli appassionati che devono giocare online. Lo sai vero che Halo Infinite non è l'ultimo, vero? Sì, sì, no, ma va bene. No, perché tanto ne uscirà un altro. Vabbè, ma ormai che hanno capito come farlo. Cioè, ormai Oddio. È diventato un COD. No, ormai è diventato un COD. Cioè, se non fanno più cacate, ora è perfetto, perché lì dentro hanno fatto questo gioco. Io Halo Infinite io lo sto adorando, perché lì dentro c'è tutto. C'è Ghost Recon, c'è la modalità Ghost Recon che mi piace a me. One Shot, che c'è la modalità tipo Combat Arms con gli zombie, e ti infetti. Quella... Cioè, hanno Combat Arms, hanno fatto tutti i giochi, gli FPS che giocavo da ragazzini, li hanno messi tutti là. Ogni modalità, addirittura c'è per gli appassionati di Halo 3, c'è pure Halo 3. Quindi è un hub di tutti i giochi esistenti FPS entrati in disuso. Ed è geniale così. Cioè, sono tutti i giochi entrati in disuso. E quindi, visto che ti piace, sicuramente durerà poco. Hanno fatto il remake di No Players Online. Vedi per l'appunto, vedi, poi c'è tutta questa roba che non se ne parla. Che No Players Online è un gioco di culto, addirittura un remake. Cioè, non è uscito tipo nel 2020, cioè già un remake. Vabbè, l'ha messo tra virgolette, quindi... Sarà tipo un reboot della serie.
Cioè, perché alla fine gli indie fanno così, capiscono che hanno fatto una cacata e tornano sui loro passi. Lo fanno spesso gli sviluppatori indipendenti. O perlomeno lo correggono, tipo Non Guns che fece la Doppelganger Edition, o Blasphemous che l'hanno rifatto da zero. Anche Vampire Survival è rifatto da zero, effettivamente quelli sono remake. Subito dopo l'uscita, cioè pochi anni li hanno rifatti. Solo che ovviamente te li danno gratis. Dato uno scritto, vediamo. Basta che fanno vedere qualcosa di nuovo Ravenswatch, anche se tempo ve lo consiglio, sì. Ah, ma è sempre No Players Online, l'hanno, per l'appunto, l'hanno riaggiornato. È sempre lo stesso titolo, l'hanno aggiornato. O no? Ah, aspetta che No Players Online forse c'era solo su itch.io. Mi sa che c'era solo su itch.io, non mi ricordo. Comunque. Boh, non l'ho seguito, quindi non ti so dire. GeForce 960 consigliato. E poi vedi. Che cacchio cambio a fare scheda video io. Da. Comunque è mezzanotte 33. Sì. Alla fine formula Curse of the Dead AIDS, sì, ok. Quindi è un AIDS like. Possiamo chiamarlo AIDS like. Sì, mi conferma Michael, infatti mi ricordavo bene che era solo itch.io, quindi hanno fatto il remake tra virgolette per portarlo su Steam. Per l'appunto è la classica cosa che azzeccano l'indie, il gioco indie, e poi fanno, lo sistemano, per l'appunto, che hanno fatto le porcate. Anche perché tipo nella live di Gioco con lo Scemo venne lo sviluppatore di Cookie Cutter e loro praticamente hanno raccontato che nessuno sapeva sviluppare niente, quindi hanno improvvisato. Quindi poi una volta che pubblica il gioco diventano famosi, poi capiscono le cazzate che hanno fatto, quindi lo sistemano. Sono sempre così questi sviluppatori indipendenti, ovviamente. Sicuramente Palworld finirà così, che arriverà a un certo punto che faranno tipo un momento che lo cancellano e lo riscrivono da zero, però con i soldi che hanno guadagnato. Oppure rimarrà in un accesso anticipato costante. Un po' come è stato Fortnite, che è rimasto a vita. Non so, quando è uscito Fortnite? Dopo 4 anni? Mi ricordo il Battle Royale, mi ricordo è stato in accesso anticipato per tanto tempo. Mi sa che la stagione 2 di Fortnite è il gioco vero. È il primo gioco. No, quello no. La stagione 2 per carta ha generato un boom mediatico, se non ricordo male. Ma hanno rifatto il codice, hanno caricato il nuovo gioco, per quello l'hanno bloccato col buco nero. Sì, perché hanno cambiato proprio il gioco, hanno riscritto il gioco. Però ora non mi ricordo quanto è durato, pure là l'Early Access in Fortnite, Battle Royale è durato parecchio. Okay. Pure PUBG, se non ricordo male, era durato un botto. Direi che abbiamo fatto le nostre 2 ore. Direi che possiamo andare in pace. Spero che la live è stata di qualità, di vostro gradimento. Grazie per la compagnia, per aver chiacchierato con noi. Grazie di tutto. Adesso andiamo a timbrare il cartellino. Sì. Perché ogni lunedì siamo qui e quindi cascasse il mondo, ci tocca farlo perché se no Twitch ci segue le live. Speriamo che riuscite, che Luca si sveglia e decide di fare una giornata pure lui fissa. Oh, ieri l'ho fatto anch'io. Era ieri. Avanti, sì. Ieri. Ah, sabato. Sì. Quindi è un miracolo. Infatti, magari continuiamo a fare il sabato fisso, sarebbe bello. Tocca parlare con Luca, poi vediamo. Poi mi dici. Sì, lo contatto, gli scrivo. Anche perché settimana prossima ci devi portare i code, quindi. Sì, quello è vero. Che ce l'abbiamo solo noi in Italia, in anteprima. Lo sai che non lo so? Però diciamo di sì, ce l'abbiamo solo noi. Sì, tutto nostro. Vabbè, l'altro iCode che esce è sempre opera tua, quindi uscirà un'altra roba di iCode altrove, sappiate che è sempre Luca, quindi Luca è iCode, quindi iCode Ambassador. È il primo sei stato in Italia a parlarne, quindi
Quello che, sì, ora che puoi prenderti i meriti, perché io per esempio per Ghost Runner che ne so, che altri titoli avevo scoperto per primo, Palworld e Trepang 2 non riesco a prendermi i meriti purtroppo, perché non c'era Cugino. No, Trepang mi pare che c'era multiplayer, era arrivato tra i primi, era lui? Io e praticamente Free 8 Bit glielo andò a dire a Pregianze, Pregianze ci ha fatto la news. Ah, ecco. Io ci ho fatto il video su Trepang 2, Free 8 Bit glielo andò a dire in live a Pregianze, quindi multiplayer risulta, per l'appunto, quello mainstream, Pregianze, il primo che ha parlato di Trepang 2, ma perché ne avevo parlato io nel mio video che ad oggi quante views fa? Aspetta, giusto per curiosità e poi ce ne andiamo in pace. Il mio video su Trepang... Tanto il mio video su Falconero che sta viaggiando, date una calmata, basta, fa schifo quel video. L'ho registrato veloce. Trepang 2, vediamo. Ad oggi ha 100 views. Fatto 4 anni fa, nel 2020, il 5 gennaio del 2020. Intanto c'è anche Goblin che mi invita a guardare una cosa che ha pubblicato. Ah, vediamo un po'. Ma dove? Su Facebook? Sì, sì. Fa parte della mia cerchia di pazzi. Ah, questo. Beh, praticamente c'è Todd Howard con una lavagnetta e fa i 30 fps sono il meglio del meglio. vabbè. Guarda, questa la giro dentro Telegram, Luca. Così la faccio vedere a tutti gli altri. Ma dove? Nel gruppo War Group? Sì, sì, nel gruppo pubblico la rimando. Ma non c'è Luca, tu non ci sei nel gruppo? No, perché lui non usa Telegram, credo. È una persona brutta e cattiva. Ecco qua. Condiviso, così lo vedono anche gli altri. Vabbè. Andiamo, capitano. Sì, sì, andiamo. No, non mi chiamare capitano, sennò pensano che sono un Runewalker, no, per favore. Ah, perché... Non voglio essere affibbiato a brutte persone. Boss è meglio. Capo della baracca. Meglio, è molto meglio, ora lo preferisco. Capitano, oh. non lascia stare. Che poi il capo della baracca l'ho scritto anche su Cugino, da qualche parte. Sì, sì, no, è ufficiale. Perché tanto noi siamo tipo un'armata Brancaleone, quindi. Che però stiamo facendo danni, tutto sotto. Anche perché tu ogni volta stai sempre in mezzo ai casini, cioè non so come fa. Sì, io sì, ormai. Cioè, questo è andato ad attaccare, proprio. Questo non sa manco che cazzo era Mauro Asaka, è andato ad attaccare Mauro Asaka proprio, cioè. Poi l'altra volta ti sei messo in mezzo tra l'Aspirandio e Fossette, cioè. Come se non lo fai apposta, come se lo fai apposta. Tu manco se, pur se volessi non lo riusciresti a fare. Beh, ti ricordo anche che ho creato un disastro con PSM. Ah, ok, sì. Ti ricordi? E voglia. Abbiamo un disastro lì. E presto ci sono anche delle novità con PSM. E... disastri con Sabaku. Ma infatti... Sono che... una mina vagante. Ma infatti che dico, cioè, Luca, sappiate che se tutta questa rivoluzione anti-market... Luca, i meriti se li deve prendere Luca. Luca ha fatto tutto. Cioè, qualsiasi io non cosa... ho fatto niente. Io rompo solo le palle, cioè, e tipo, basta. Se Gab è entrato tipo da quelle parti... Cioè, se Gab e PSM sta rompendo il cazzo, sta facendo un buon lavoro, cioè abbiamo assoldato Gab, diciamo, unito alla follia. È colpa di Luca che l'ho insultato per due ore, che poi mi dice a me sempre Gab, che è colpa mia, cioè, ma Luca è quello che ci è andato sotto. In quella live. Vero. In quella live tu che ci hai dato, io ho fatto solo delle battute, effettivamente le mie battute spaccano. Io non mi ricordo neanche quello che ho detto. No, sul serio, l'unica cosa mia che mi ricorda è l'articolo. Quello è quello che ho detto e penso e so bene cosa ho scritto. Ma di quello che ho detto io non ricordo nulla. Per me è vuoto, io in quella live non c'ero. No, ma manco io mi ricordo niente. Infatti Gabbo ogni tanto mi esce, hai detto che non mi si drizza il cazzo. Che io se lo ricordo. E poi mi ha fatto vedere, effettivamente gliel'ho detto.
Vedi che sei tu. Non me lo ricordavo. Eh sì, vabbè, ma pure tu sei in mezzo, che sei tu che hai fomentato tutto per quella roba, eh? Vabbè, adesso è cattivo, sono sempre io. Quindi ricordate che se il mondo dei videogiochi in Italia sta cambiando, tutto grazie a Luca. Vabbè. Indirettamente fa casini, cioè. La litigata Fossette Sperandio, quella storica, è grazie a lui, cioè. Vabbè, adesso mi dipingo come un anarchico. O ci manca. No, ma tu c'è giusto, c'ho tipo una felpa rossa con la... No, tu sei tipo... No, non sei anarchico, tu sei quei tipi che... Ma non mi vengono dei esempi, degli esempi nella storia, quelle persone che in modo ignaro hanno fatto... Tipo un Ettore Fermi che ha inventato la bomba nucleare, però non pensavi di inventare la bomba nucleare. Mettiamolo così. Che brutto esempio. Cavolo. Comunque fai danni senza volerlo, è quello il fatto. Che bello. Questa live non abbiamo detto niente di male. Al telefono. In questa live non abbiamo detto niente di male, abbiamo solo detto che il ray tracing non serve a una Sega. E 4K sì, nemmeno. Gli sviluppatori non sono capaci a ottimizzare. E poi c'era un meme tempo fa che girava che gli sviluppatori nuovi informatici, quelli vecchi... Pasqua è risorto Luca. Dobbiamo... A Pasqua è risorto Luca. Sì, non lo so perché l'ha scritto. vabbè. Comunque tempo fa girava il meme sugli sviluppatori di una volta che erano tutti là a fare quei 40K, a fare entrare tutto preciso, a trovare... gli escamotage per hackerare le console per fare. Ora invece questi qua si mettono la spina in testa. Cioè, c'era il meme di quello della spina in testa, non mi ricordo come. Luca lo sa meglio di me che meme. Cioè, riesco che 30 fps no. Solo. Oddio, no, ristretto no, non mi viene in mente. Ma anche in informatica, cioè, oggigiorno si dice così ormai, quindi... Comunque domani io c'ho da lavorare, per l'appunto, parlando del mio lavoro devo andare, quindi ciao a tutti e grazie per essere stati con noi e alla prossima, un bacio a tutti, ciao, quelli ciao. Che ci vedranno ricaricati su YouTube, grazie anche a voi che siete sempre tantissimi, ciao, ciao.